Di nuovo buonasera a tutti, sono Lisa Santucci, la direttrice del Dipartimento di Biotecnologie Chimiche e Farmacia, con me la professoressa Rebecca Pogni, che è la referente del cluster Spring per l'Università di Siena. Sono molto felice di dare il benvenuto a tutti alla Giornata Nazionale della Bioeconomia 2021 e sono molto felice che sia il nostro dipartimento, il Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, a ospitare questo evento per il secondo anno consecutivo, perché il nostro dipartimento concentra al suo interno molte attività legate all'economia e declinandole nelle tre missioni dell'università, quindi la formazione, la didattica, la ricerca e la terza missione. Ed è proprio in questo modo che abbiamo voluto impostare questo evento oggi, proprio perché ci siamo resi conto anche proprio nella preparazione di questo evento che siamo diventati un punto di riferimento importante per questo settore della sostenibilità. In riferimento al Cluster Spring, che è proprio il promotore del Bioeconomy Day. E, vorrei passare la parola alla professoressa Pogni. Volevo far vedere una slide con il nuovo logo del Bioeconomy Day della bioeconomia. Ci tenevo a farvela vedere perché da quest'anno la Comunità Europea ha cambiato il logo della bioeconomia introducendo questo We Economy e quindi introducendo, sottolineando, diciamo, l'elemento sociale a questo settore multidisciplinare e indicando quindi proprio la dimensione di socialità in questo importante settore del Green Deal. Passo la parola a questo punto alla professoressa Pogni. Grazie. Grazie Annalisa, vorrei chiedere a Leonardo se per cortesia può mandare la prima diapositiva. Ok. Allora, come ha detto la professoressa Santucci, questa giornata della bioeconomia è alla sua terza edizione. È un evento organizzato dal cluster Spring in associazione con Federchimica Assobiotech, dove il cluster Spring è uno tra i sei cluster tecnologici italiani ed è quello che si occupa della green chemistry e più specificamente della bioeconomia e dell'economia circolare. Il cluster Spring, e questo è anche diciamo il motivo dell'iniziativa di oggi, è quello principalmente di diffondere i concetti della bioeconomia e dell'economia circolare a tutti gli stakeholders in modo che appunto si sappia e si espanda questo concetto che ha moltissime applicazioni e che riguarda anche la nostra vita. Chiaramente il concetto di economia circolare deve sostituire il modello dell'economia lineare, che non è più sostenibile e che quindi prevede la produzione, l'utilizzo e poi il rifiuto dei materiali, in un concetto in cui teoricamente i processi dovrebbero essere a zero rifiuti. Quindi il Cluster Spring è nato nel 2014, la prossima è nato nel 2014, qui sono riportati i soci fondatori e ovviamente fanno parte sia centri di ricerca che aziende pubbliche e private e c'è una grossa presenza anche delle regioni italiane. Infatti, come l'Università di Siena è presente nel cluster fin dalla sua fondazione attraverso il nostro gruppo di ricerca e poi successivamente proprio come Università di Siena che partecipa anche agli altri cluster tecnologici. Nella prossima diapositiva si possono vedere, per favore, la prossima diapositiva. Leonardo, mi dai la prossima per cortesia? Probabilmente c'è un problema. Leonardo,
Va bene, insomma, ve lo dico a braccio. Nella prossima diapositiva praticamente si faceva vedere tutti i loghi delle aziende e delle società che partecipano al cluster Spring e anche quali sono praticamente gli ambiti di applicazioni dell'economia circolare e le roadmap identificate all'interno del cluster che fanno riferimento proprio Leonardo, ci sei? Che fanno riferimento ai cluster, le roadmap tecnologiche che fanno riferimento appunto all'ottenimento di nuovi prodotti e processi, al concetto di bioraffinerie e quindi all'utilizzo di suoli abbandonati per l'ottenimento appunto di in un sistema integrato di nuovi biocarburanti, ma anche nuovi prodotti. E accanto a questo, la diffusione a livello degli stakeholders di questi nuovi concetti e anche delle nuove normative che accompagnano ovviamente l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie, grazie Rebecca. E credo che a questo punto possiamo iniziare, diciamo, la giornata, il pomeriggio con le varie sessioni. La prima sessione è quella che riguarda la formazione, quindi chiedo cortesemente al regista di passare la parola alla professoressa Dalgisa Sinicropi, che è la presidentessa del corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, agli studenti di questo corso di laurea, che lo racconteranno e spiegheranno che cos'è la bioeconomia, e al professor Montini. Grazie. Annalisa. Immagino che ci sia qualche problema nella regia, perché noi non possiamo ovviamente né toglierci il video o l'audio e nemmeno passare la Impedirlo. parola ai prossimi oratori e inserirli. Quindi chiedo alla regia per favore di operare in questo senso. Forse si saranno spostati sul canale YouTube. Dunque, mi stanno dicendo che è crollata la rete evidentemente di Ateneo, e che quindi noi siamo presenti in quanto stiamo utilizzando reti personali. Aspettiamo di vedere se questo problema tecnico viene risolto. Chiediamo a tutti di avere un po' di pazienza. Sì, mi stanno scrivendo che è caduta la VPN e non so nemmeno se in questo momento ci stanno vedendo. Che cosa suggerisci? Penso che noi non possiamo fare niente se non aspettare nuove istruzioni. Quindi non siamo qui. Sì, i ragazzi mi stanno dicendo che ci stanno vedendo, ma evidentemente non c'è la possibilità di passare la parola ai prossimi oratori. Io e la professoressa Pogni non siamo le presentatrici, quindi diciamo, viviamo questo bello della diretta in una maniera non professionale, diciamo. Io continuo ad attendere. La regia, informazione dalla regia. Mi scuso con chi ci sta seguendo, ma non dipende da noi. Noi non abbiamo nessun contatto. Mi stanno dicendo che è crollata la rete al Santa Chiara, da dove stavamo, diciamo, facendo lo streaming.
Eccoci qua. Eccoci. L'unico benvenute, meno male che Grazie, l'unico buonasera a tutti. problema è che io e la professoressa Pogne non dovremmo Non più ti hanno essere. eliminato. Possiamo soltanto dire fate come se noi non ci fossimo a questo punto. Chiedo cortesemente se segni proprio al professor Multini di autopresentarsi oppure alla nostra giornalista moderatrice di guidare. Grazie mille. Ok, perfetto. Allora, sì, eccoci. Allora, da questo momento in poi sì, ci sarà insomma un pomeriggio abbastanza lungo in cui si parlerà appunto di bioeconomia, quello che avete già sentito in precedenza. Si parlerà in questo caso specifico di formazione. Di formazione, ecco, stanno arrivando i ragazzi del corso, gli studenti del corso che conosceremo più avanti. Prima di tutto io presenterei la professoressa Dalgisa Sinicropi, che è docente di chimica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, e presidente del comitato per la didattica del corso di laurea magistrale che stiamo presentando, ovvero Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology. E la professoressa coordina le attività, tra l'altro, di un gruppo di ricerca sulle energie rinnovabili, sulla sostenibilità, che può vantare collaborazioni sia in ambito nazionale che internazionale, ed è presidentessa anche di una spin-off, Life Care, che verrà presentata tra l'altro nella sessione più tardi, nella sessione proprio dedicata alle aziende, che si occupa appunto di eco-design. Spero di aver detto tutto giusto, professoressa. Intanto le lascio la parola, perché ci farà lei, insomma, la persona più indicata per farci un quadro completo del corso e una piccola presentazione, che tra l'altro vanta, diciamo, un corso che vanta docenti di eccellenza, nomi importanti. Uno non proprio a caso è appunto Rino Rappuoli. Prego, professoressa. Grazie Teresa, grazie mille della presentazione, buonasera a tutti, con molto piacere che presento oggi in questa sede il corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, che d'ora in poi chiamerò CIFAB. È un corso di nuova istituzione che rientra nella classe delle lauree magistrali in biotecnologie industriali, LM8, quindi è un post laurea triennale, alla durata di 2 anni e richiede l'acquisizione di 120 crediti formativi universitari. L'accesso al corso è vincolato alla valutazione di alcuni requisiti curriculari. Gli studenti interessati possono fare domanda online tramite la segreteria online dell'Ateneo, alla pagina qui sotto indicata, e uno dei punti di forza, ci tengo a sottolinearlo, del corso è che è erogato totalmente in lingua inglese, che rappresenta sicuramente un grande vantaggio per i futuri laureati, ad esempio per un loro inserimento più efficace nel mondo del lavoro. Il nuovo corso di laurea magistrale CIFAB è il risultato di un progetto formativo che viene da una visione strategica condivisa con il territorio, con l'ecosistema territoriale, potremmo dire integrato per la ricerca e formazione, di cui il nostro Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie, Chimica e Farmacia fa parte, insieme alle aziende dell'ambito del Life Sciences che insistono sul territorio, ma non solo. Il corso di laurea CIFAB include un'offerta formativa innovativa, trasversale, multidisciplinare, unica possiamo dire in Italia e in Europa, perché unisce ad una formazione avanzata nell'ambito delle scienze molecolari, biologiche e chimiche, anche un percorso che prevede elementi di innovazione legati all'acquisizione di competenze, per esempio, manageriali, di respiro internazionale o competenze su aspetti normativi delle direttive europee, delle nuove direttive europee, sia europee appunto che internazionali.
e prevede anche l'acquisizione di conoscenze ormai imprescindibili sulle tematiche di sviluppo sostenibile, nei suoi aspetti ambientali ma anche economici e sociali, inclusi i concetti di economia circolare e bioeconomia. Infine, nella formazione sono incluse anche conoscenze sulle tematiche legate al profondo cambiamento digitale che stiamo vivendo, del mondo della salute ed industria 4.0. Il focus della laurea è il comparto industriale biotecnologico farmaceutico italiano, che è un comparto cruciale per il nostro paese. È ad esempio al primo posto in Europa per produzione ed export e al primo posto nel mondo per contratti innovativi. Ed è proprio per mantenere questo vantaggio competitivo che è emersa la necessità, attraverso una vasta consultazione con le principali realtà del comparto industriale biotecnologico farmaceutico, di innovare nell'ambito della formazione in questo ambito. E questo ha portato a delineare il percorso formativo moderno ed unico che vi presento e che include gli elementi di innovazione di cui vi parlavo prima. Un corso di laurea magistrale SIFAB che si prefigge il compito di formare una nuova figura professionale, fortemente innovativa anche questa, ibrida e trasversale. Una figura di laureato che alla fine del percorso di studio abbia quindi, oltre ad un'approfondita conoscenza delle scienze molecolari, anche una conoscenza degli aspetti più innovativi e sostenibili menzionati prima. Inoltre vogliamo formare dei laureati che posseggano le 10 top skill, cioè quelle competenze trasversali individuate dal Terzo Forum Economico Mondiale come fondamentali per i laureati del futuro. Abbiamo pensato quindi ad un professionista che, con questa preparazione unica, multidisciplinare, che risponde alle attuali esigenze delle aziende del settore, possa ricoprire ruoli di responsabilità in un comparto industriale come quello biotecnologico farmaceutico che, come dicevo prima, è un comparto cruciale per il nostro paese. Il percorso formativo offerto è un percorso formativo innovativo nei contenuti, ma è innovativo anche nella modalità di erogazione della didattica. Intanto è stato coprogettato con le aziende, ma anche con altri dipartimenti dell'Ateneo Asessinese, non solo scientifici, ma anche di area umanistica, economica e giuridica. Inoltre l'innovazione nella didattica sta anche nel fatto che impieghiamo per quanto possibile lo strumento della codocenza all'interno dei nostri insegnamenti e abbiamo lasciato un ampissimo spazio ad attività seminariali che sono per la maggior parte in carico al mondo industriale ed extraaccademico, per coprire in questo modo tutte quelle competenze tematiche che non possono essere coperte in alcun modo da corsi di laurea, potremmo dire, canonici. Quello quindi che noi proponiamo è proprio un modello nuovo di formazione integrato e flessibile, dove le aziende e il mondo extraaccademico possono avere un ruolo molto molto importante. Abbiamo previsto poi di impiegare metodi di didattica innovativa ma anche immersiva, attraverso per esempio l'uso di piattaforme di simulazione in realtà virtuale come il VitaLab, uno dei laboratori congiunti costituito attraverso un accordo tra il Dipartimento di Scienze Politiche e Cognitivo dell'Ateneo Senese, il nostro dipartimento, la Fondazione Vita e la Fondazione Toscana Life Sciences. Didattica innovativa inoltre anche attraverso l'uso di laboratori a posto singolo in cui ogni studente ha l'opportunità di effettuare gli esperimenti in prima persona e lo sfruttamento anche dei laboratori diffusi sul territorio. Infine sarà molto importante per noi l'attività che riusciremo e che riusciamo a fare di webinar. L'attività seminariale infatti di cui parlavo prima sarà condotta il più possibile attraverso sfruttando le piattaforme messe a disposizione dell'Ateneo, ma non solo, quindi mediante l'utilizzo attraverso webinar, e per poter in questo modo coinvolgere docenti anche lontani dal nostro territorio di alto prestigio, che quindi possono sicuramente dare un contributo di alto livello e al corso e che altrimenti non sarebbe stato possibile coinvolgere. Per formare questa nuova figura professionale si avvarrà di insegnamenti che hanno contenuti scientifico-disciplinari
raggruppabili in 5 aree che qui vi mostro. La prima area riguarda i prodotti farmaceutici e il percorso formativo prevede 2 corsi, uno Bioconjugate and Green Chemistry, quindi già qui si introducono elementi di sostenibilità nella progettazione di farmaci. L'altro corso dal titolo Vaccini del XXI secolo è un corso sulla progettazione e produzione di vaccini di nuova generazione, argomento quanto mai attuale in questo periodo, e che verrà tenuto, come anticipava Teresa, da un docente di eccezione, il professor Rino Rappuoli, professore ordinario presso il nostro dipartimento e direttore scientifico presso GSK Vaccines, quindi una vera e propria autorità nel campo in prima linea per la sua attività di ricerca sugli anticorpi monoclonali per la cura della malattia Covid-19. Il secondo raggruppamento riguarda i prodotti bio-based, anche qui con 2 corsi, Advanced Chemical Biology e Advanced Analytical Chemistry, il primo tenuto dalla professoressa Santucci, in cui saranno trattate le metodologie avanzate di biochimica, biologia molecolare e analitica, chimica analitica applicate alla progettazione, produzione e caratterizzazione di prodotti bioattivi e biomateriali, avendo in mente proprio i principi della bioeconomia. Il terzo raggruppamento riguarda la sostenibilità e vede come primo insegnamento life cycle thinking, cioè quell'approccio globale ai temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale che sono alla base degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. L'altro corso è sul controllo di gestione e sviluppo sostenibile, mutuato con il corso di laurea magistrale in lingua inglese del Dipartimento di studi aziendali e giuridici e verrà dal professor Angelo Riccaboni. La quarta area riguarda le tematiche legate al cambiamento digitale, big data issues, e anche qui abbiamo 2 corsi in cui si esploreranno i metodi di analisi di big data in campo computazionale, biologico e chimico. La quinta area prevede anche qui 2 corsi, il primo International Management sulle strategie e politiche di internazionalizzazione nello sviluppo di impresa, anche questo è mutuato con il Dipartimento di studi aziendali e giuridici, mentre l'ultimo corso è un corso interno al nostro dipartimento e riguarda aspetti legislativi, normativi e brevettuali delle biotecnologie in un panorama nazionale ed internazionale. Al secondo anno l'impegno dello studente è dedicato principalmente ad attività seminariali e di stage, in previsione poi della preparazione della prova finale. Abbiamo infatti 5 crediti per seminari, quindi un ampissimo spazio per attività seminariali, come dicevo prima, principalmente offerte quindi dalle aziende e dal mondo extraaccademico, e queste attività seminariali insieme agli stage che potranno essere fatti in azienda sono molto importanti perché permettono allo studente di entrare direttamente in contatto con il mondo del lavoro. Il piano di studi del secondo anno prevede anche l'acquisizione di 3 crediti formativi per le cosiddette ulteriori attività formative, cioè le cosiddette soft skills, ovvero per l'acquisizione di quelle competenze trasversali individuate dal Terzo Forum Economico Mondiale come fondamentali per i laureati del futuro. E quindi studenti potranno scegliere all'interno dell'offerta formativa ad esempio del Santa Chiara Lab dell'Ateneo, oltre a poter scegliere nelle attività che noi proponiamo all'interno dei programmi di scambio virtuali internazionali, i cosiddetti Virtual Exchange Program, che fanno parte del programma Erasmus Plus della Commissione Europea e a cui come corso di laurea stiamo partecipando attivamente come strumento proprio per lo sviluppo delle competenze trasversali, ma con un occhio attento all'aspetto dell'internazionalizzazione del corso. Gli ultimi 2 corsi sono a scelta dello studente e anche qui prevediamo un'ampia scelta di attività formative, sia tra quelle fornite dai corsi studio del nostro dipartimento, interni al nostro dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia, ma anche offerti dall'Ateneo in altri corsi di laurea magistrale in inglese appunto del nostro Ateneo. E
Ci piacerebbe appunto che gli studenti scegliessero non solo corsi di laurea tipici del settore scientifico biomolecolare, ma anche corsi di area umanistica, economica e giuridica. C'è poi un progetto speciale che stiamo portando avanti, a cui teniamo molto, e seppur abbiamo un occhio attento a tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, un'attenzione particolare la diamo al quinto obiettivo, cioè il raggiungimento dell'equivalenza di genere. Se vi interessa e volete sapere di più sul corso, vi consiglio di visionare i video disponibili sul nostro canale YouTube di BCF Official, a cui vi invito comunque a iscrivervi per seguire le nostre attività, le attività presenti e future del nostro dipartimento. Se volete poi invece leggere di più, potete andare a visionare i dettagli e le informazioni presenti sul sito ufficiale del corso, oppure potete scrivere a me ad algisa.sinicropi@unisi.it o alla commissione orientamento del dipartimento orientamento.dbcf@unisi.it. Infine vorrei ringraziare chi ha contribuito a costruire questo progetto così innovativo, in particolare il comitato promotore della laurea, con un ringraziamento speciale alla professoressa Santucci per aver dato il via e aver creduto in questo progetto, e a cui hanno contribuito anche con preziose indicazioni i membri illustri del comitato di indirizzo che qui ho elencato, e ci tengo in modo particolare a ringraziare le parti sociali, gli stakeholder. Quelle che vedete qui sono per la maggior parte tra le principali realtà del comparto biotecnologico farmaceutico, che hanno contribuito a delineare, attraverso, come dicevo prima, una vasta consultazione, il percorso formativo unico che vi ho presentato. E infine ringrazio tutti voi in ascolto questo pomeriggio e ripasso la parola a Teresa Scarcella. Grazie. Grazie alla professoressa Sinicropi, che ha fatto appunto un'illustrazione perfetta del corso. Andiamo però a questo punto a conoscere meglio le future figure professionali di cui parlava la professoressa. Intanto saluto anche il professor Montini, perché prima tra i vari problemi tecnici non l'ho fatto. E ne vedete soltanto quattro qui insieme a me. Sono Tommaso Olmastroni, Giulia Bennici, Erika Barenghi e Alessia Bellù, però in realtà dietro le quinte ce ne sono tanti altri di studenti che insomma avrebbero voluto anche presentare e parlare appunto di bioeconomia. Li nomino perché è giusto farlo, che sicuramente ci staranno seguendo. C'è Valentina Rufolo, Eleonora Nencini, Giulia Fantoni, Tommaso Mozzini, Giulia Cardinali, Pier Francesco Mastroeni. Credo di averli nominati tutti, spero, altrimenti ragazzi fatemi pure... Ok, perfetto. Allora entriamo nel vivo e iniziamo a parlare appunto chiedo a Tommaso, inizio da lui, stiamo parlando di bioeconomia, ecco, spieghiamo bene di che cosa si tratta. Allora, la bioeconomia è definita dall'Unione Europea come un'economia che impiega risorse biologiche provenienti da terra e da mare per la produzione di risorse biologiche rinnovabili, e viene messo anche un particolare accento sulla produzione da rifiuti di prodotti a valore aggiunto, enfatizzando così la valorizzazione dello scarto. Essa quindi include tutte le attività economiche derivanti da prodotti e processi bio-based che hanno il potenziale di contribuire a soluzioni sostenibili per le sfide globali su cibo, salute, energia e ambiente, per esempio. Ecco, la parola, la parola stessa bioeconomia comunque identifica un modello economico che si basa fondamentalmente sull'impatto che uno stesso prodotto ha nel corso del proprio ciclo della vita, un impatto comunque nell'ambiente, sulla società. Certo, in questo senso diciamo si introduce il concetto di life cycle thinking, che significa andare oltre la tradizionale attenzione ristretta al singolo ciclo di produzione, ai processi di produzione, andando perciò a includere così gli impatti ambientali, sociali ed economici di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, permettendo così una visione olistica. E l'obiettivo principale quindi è di ridurre l'uso delle risorse e di ridurre le emissioni, oltre a migliorare le performance socio-economiche durante l'intero ciclo di vita di un prodotto. Quindi da un punto di vista industriale, significa valutare appunto l'intero ciclo della vita di un prodotto a partire dall'estrazione delle materie prime
e la generazione di energia fino allo smaltimento, riutilizzo o riciclo. Ed è importante evidenziare che negli ultimi due decenni l'approccio al life cycle thinking ha fornito delle basi concettuali di rilievo nell'avanzamento dell'agenda per lo sviluppo sostenibile. Ecco, quando si parla appunto di approccio e di ciclo della vita, ora mi riferisco anche a Giulia, ovviamente non si può non parlare del rapporto che c'è tra l'uomo e l'ambiente, il modo in cui l'uomo vive l'ambiente. Sì, appunto, il rapporto tra uomo e ambiente è molto importante nella bioeconomia. Infatti si può parlare di territorialità, cioè ogni area, ogni paese, ogni regione ha la sua particolare bioeconomia che rispetta appunto la morfologia di ogni territorio, e quindi per questo non possiamo considerare la bioeconomia, diciamo, in modo assoluto, in modo globale, ma dobbiamo rispettare la biodiversità di ogni territorio. Ecco, la bioeconomia, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere anche una, diciamo, un macro tema che racchiude, diciamo, diverse discipline, e che tra l'altro, essendo anche appunto avendo anche la peculiarità di essere comunque una disciplina trasversale, permette anche la creazione di nuove filiere, giusto Giulia? Sì, giusto. Infatti un altro aggettivo per definire la bioeconomia è la multidisciplinarità, cioè è, diciamo, una convergenza tra diverse discipline, che soprattutto quelle scientifiche, e quindi solo la coordinazione tra queste diverse discipline è fondamentale appunto per creare questa appunto bioeconomia delle biorisorse innovative e in diversi settori. E appunto, essendo multidisciplinare e quindi trasversale, porta alla creazione di queste filiere produttive, quindi a un nuovo modo di produzione, a un nuovo modo di marketing e soprattutto appunto allo sviluppo di e realizzazione di bioprodotti che portano verso una modernizzazione della bioeconomia, dell'economia. Perfetto. Erika, invece... te ci parlerai invece di modernizzazione delle economie, nel senso che praticamente l'influenza, diciamo, di un sistema, di un modello economico che può avere su larga scala sulla società. Esatto, il termine modernizzazione dell'economia indica un processo in realtà più ampio, che è di mutamento su larga scala di una società, che trasforma profondamente le sue strutture e i suoi modelli di organizzazione sociale. E la modernizzazione avvicina gli aspetti più significativi di innovazione individuata a livello economico nello sviluppo industriale. E così possiamo introdurre il termine resilienza, che è molto in voga negli ultimi tempi. E, lo sentiamo spesso questo termine, esatto, sì. Esatto, lo usiamo spesso In ecologia e in biologia è inteso come la capacità di un materiale di autoripararsi dopo un danno, o di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale dopo essere stato perturbato o dopo essere stato sottoposto ad uno stress che l'ha allontanato appunto dallo stato iniziale. E questo principio viene ripreso dal concetto di circolarità che caratterizza appunto la bioeconomia. Ecco, noi come esseri umani, diciamo, la nostra specie non ha la capacità di ripararsi da soli per, insomma, se ci sono danni, però comunque la nostra specie ha la capacità di riuscire a vivere, a ambientarsi, a adeguarsi appunto, e questo spiega lo sviluppo sostenibile. Esatto, è importante introdurre appunto il concetto di sviluppo sostenibile, che è la capacità della nostra specie di riuscire a vivere senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse e senza oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive. E la sostenibilità ruota intorno a tre componenti fondamentali, che sono la sostenibilità economica, che è intesa come capacità di generare lavoro per il sostentamento della popolazione, la sostenibilità sociale, che è intesa come capacità di garantire le condizioni di benessere umano equamente distribuite per classi e genere, come per esempio sicurezza, salute, giustizia. E poi il terzo è la sostenibilità ambientale, che è intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali.
questo sistema sostenibile ha dato via all'economia sostenibile, appunto, che si basa in parte alla cosiddetta economia green e economia circolare. L'ONU inoltre nel 2015 ha sottoscritto l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e composta da 17 obiettivi volti a garantire un presente e un futuro migliore al nostro pianeta e alle persone che lo abitano. Ecco, chissà se riusciremo a raggiungere questi obiettivi che ci ha dato l'ONU, e insomma 2030 sembra lontano, ma in realtà non lo è molto molto vicino. Proprio parlando di rapporto tra ambiente, tra uomo e ambiente, parlando anche degli obiettivi stessi che ha dato l'ONU, si parla appunto, Alessia, dell'utilizzo delle risorse che, insomma, della terra, che sono limitate. Certamente, l'efficienza delle risorse appunto significa proprio utilizzo delle risorse limitate della terra in modo sostenibile, in quanto la competizione che possiamo vedere per il loro approvvigionamento è in costante aumento, mentre la loro disponibilità, ahimè, è in costante decrescita. E in parallelo è importante considerare che comunque il numero di persone da sostenere è sempre più alto. Da ciò risulta evidente il fatto che il metabolismo dell'umanità sia diventato più veloce della capacità del pianeta proprio di generare nuove risorse, portando quindi ad ineguaglianze e limiti che non rendono possibile poi il soddisfacimento dei bisogni primari di cui appunto ognuno di noi deve godere, non deve esserne assolutamente privato. Il concetto di uso efficiente include proprio quindi un cambio di passo nelle modalità di produzione e anche di consumo, aprendo quindi gli orizzonti verso un modello che deve imitare quello della natura, in cui il termine rifiuto è del tutto ignoto e ogni scarto possiamo dire che diviene una preziosa risorsa che poi sarà nuovamente utilizzabile, nuovamente disponibile. Ecco, appunto, hai detto che non deve essere privato, quindi mi ricollego, diciamo, al concetto di condivisione, di prestito e quindi di riutilizzo all'interno di un ciclo che è poi l'economia circolare. Esattamente. L'economia circolare possiamo definirla come un modello di produzione e consumo che implica poi la condivisione, il prestito, riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento, poi il riciclo di quelli che sono i materiali e i prodotti esistenti, chiaramente il più a lungo possibile. In questo modo si va ad estendere quello che è il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo in qualche maniera a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che però il prodotto appunto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui esso è composto vengono infatti poi reintrodotti, chiaramente laddove è possibile, nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno di quello che è il ciclo produttivo, generando poi un ulteriore valore. E i principi dell'economia circolare in qualche maniera contrastano quello che è il nostro tradizionale modello economico lineare, che è fondato invece sul tipico schema estrarre, produrre, utilizzare e poi alla fine gettare. Quindi. Ok, ragazzi, una domanda anche per, diciamo, invogliare e far capire a chi ci sta ascoltando, magari ci sta guardando anche una persona, un ragazzo che vuole iscriversi il prossimo anno all'università e magari vuole scegliere anche questo corso. Parto da Tommaso, quindi seguo diciamo l'ordine di prima. E, come mai la scelta è ricaduta su questo corso universitario? Cos'è che vi ha affascinato? Beh, sicuramente, come già diceva la professoressa prima della presentazione del corso, la multidisciplinarità è un punto chiave, diciamo, che magari differenzia questo corso rispetto ad altri molto più tradizionali. E a me personalmente anche un altro aspetto che ha colpito molto è anche i tipi di docenze, che comunque sono di rilievo, perché comunque non è da tutti i corsi avere un professore come Rino Rappuoli tra i docenti, anche come esperienza personale oltre che universitaria. Esatto, infatti. Ecco, appunto, quando avete scoperto di avere comunque in cattedra di fronte a voi un docente come il professorino Rappuoli, che soprattutto in questo periodo, come ha detto bene prima la professoressa Sinicropi, insomma, è in prima linea contro il Covid, che sensazione avete avuto? Sicuramente una sensazione molto bella, importante, nel senso, rappresenta sicuramente un vanto. Vanto nel senso positivo del termine.
Certo. Erika, faccio la stessa domanda anche a te. Come mai hai scelto questo corso e soprattutto cosa diresti magari a un ragazzo che si sta deve ancora approcciarsi all'università? Beh, sicuramente ho scelto questo corso e tra i motivi c'è appunto che è erogato interamente in lingua inglese e secondo me la conoscenza della lingua inglese è molto importante per il mondo del lavoro e questo corso introduce al mondo del lavoro e poi quindi alle aziende, appunto al mondo del lavoro, fin dal primo anno, quindi fin dai primi corsi. E poi appunto, essendo erogato in lingua inglese, i nostri compagni con cui abbiamo interagito, con cui abbiamo fatto progetti, provengono da tutto il mondo, quindi è stimolante poter incontrare e lavorare con studenti con background diversi e con metodi di studio diversi, quindi per questo lo consiglio, ecco. Perfetto. Giulia, invece? Anch'io per un po' per gli stessi motivi degli altri, un po' anche perché è un corso appunto innovativo, il primo corso in Italia e anche in Europa, quindi diciamo che era un po' stimolante questa novità che è uscita appunto nell'anno in cui dovevo scegliere la magistrale e quindi diciamo che mi ha colpito molto sia il percorso di studi e il corso di studi che offriva e poi sono rimasta appunto anche soddisfatta da diciamo il nuovo metodo di insegnamento, quindi soprattutto il team working che viene usato che indirizza verso il mondo del lavoro e sono rimasta molto soddisfatta. Ecco, quindi questa connessione tra università e mondo del lavoro è una delle caratteristiche che più vi ha, diciamo, colpito, anche perché, insomma, il periodo che stiamo vivendo, ma in generale, sul proprio in ambito lavorativo, una caratteristica, diciamo, di praticità di un corso di insegnamento come quello che state facendo è sicuramente una caratteristica che attrae. Alessia, vai. Assolutamente. Oltre a tutti i vari aspetti che sono stati sottolineati dai miei compagni, direi che un'altra caratteristica molto importante di questo corso è assolutamente la lungimiranza, cioè lo sguardo dritto al futuro che da subito mi ha colpito e che sinceramente quando mi sono iscritta al corso non pensavo di vederlo così concretamente, però effettivamente lo tocchiamo con mano più o meno in tutte le materie, che c'è proprio uno sguardo dritto a quelle che sono gli interessi del futuro e quindi poi tutte le problematiche che da esso ne derivano. E è bello proprio il fatto di studiare e di cercare di capire come poterlo migliorare, cioè ti senti parte di un qualcosa che è molto più grande e che può effettivamente cambiare, quindi assolutamente, è un corso che consiglio vivamente. Ecco, ti faccio una domanda così a bruciapelo perché mi hai dato un input, hai parlato di cambiamento, giustamente di miglioramento, l'abbiamo visto anche prima parlando di bioeconomia, ecco, ma secondo te, dal tuo punto di vista, da studentessa, ma anche da cittadina in primis, proprio in ambito appunto della bioeconomia, e quanto ancora, la domanda in realtà è retorica, ecco, però quanto siamo lontani dal cambiamento e dal miglioramento a livello proprio sociale? Prima di iniziare questo corso, chiaramente non avrei saputo più o meno definire dare una risposta a questa domanda, però proprio il bello, uno dei tanti aspetti positivi è proprio che concretizzi effettivamente le dinamiche, no? E ad oggi mi verrebbe da dire che c'è un inizio di cambiamento che è molto importante, che è già stato citato anche prima dai miei colleghi, appunto l'Agenda 2030 e un sacco di iniziative che stanno concretamente generando proprio un cambiamento definito di quelle che sono le nostre abitudini, che penso sia la cosa più difficile da cambiare. Esatto. E poi sì, il punto è tutto gira attorno a questo 2030, in realtà la fine delle risorse si dicesse nel 2050, poi chiaramente se i cambiamenti vengono, cioè se le abitudini vengono a cambiare, speriamo insomma di creare un attimo più di serenità e di positività, ecco, per il futuro.
Perfetto, grazie, grazie ragazzi, siete stati molto, molto convincenti, tra l'altro mi avete fatto venire voglia di iscrivermi nuovamente all'università, magari anche al corso. Io risaluto quindi ancora Massimiliano Montini, il professor Massimiliano Montini, che in chiusura le lascio la parola, chiuderà appunto la sessione dedicata alla formazione parlando appunto della bioeconomia nell'economia circolare europea. Grazie mille a Teresa per aver introdotto questo per aver condotto bene questa discussione. Io avevo preparato delle slide, però direi che a questo punto non scorrerò tanto le mie slide, quanto quindi possiamo anche lasciarle un attimino da parte, poi le metterò comunque a disposizione, e preferisco magari fare una riflessione finale prendendo anche spunto da alcune delle riflessioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto, e mi complimento soprattutto con gli studenti che hanno toccato diversi punti in modo molto, molto efficace, e questo insomma è diciamo una riprova di quanto questo corso sia partito bene, e, diciamo, quindi complimenti anche a chi lo sta organizzando. Io mi occupo di questi temi da molti anni da un punto di vista diciamo abbastanza diverso, cioè quello giuridico. L'ambito giuridico è un tema, è un ambito poco diciamo frequente o comunque molto marginale in queste materie, e da anni io mi occupo di questo da un punto di vista interdisciplinare. Insegno un corso di diritto dello sviluppo sostenibile presso la scuola di economia, quindi già parto da un contesto molto interdisciplinare, e da qualche anno ho iniziato a occuparmi di economia circolare e coordino anche un modulo di insegnamento finanziato dall'Unione Europea che si chiama appunto modulo Jean Monnet, dedicato proprio all'economia circolare, e quindi in questa veste diciamo mi sono interfacciato anche con altri docenti e studenti dell'Ateneo che si occupano di questi temi da vari punti di vista. Io mi occupo molto appunto dei temi legati all'attuazione dell'agenda 2030 degli SDGs, e è molto interessante, e fra l'altro molto spesso ho studenti nel mio corso che non sono studenti solo dei dipartimenti che afferiscono a, diciamo, alla scuola di economia, ma proprio anche di tutto l'Ateneo. Questo mi fa piacere perché anche io confermo quello che è già venuto fuori in questa discussione, cioè che veramente stiamo già nell'ambito di una transizione, siamo già nell'ambito di un grande processo di cambiamento. È un processo molto complesso e appunto, essendo un po' come succede se uno si trovasse nell'occhio di un ciclone, noi non vediamo né l'inizio né la fine, no, di questo processo di cambiamento, e quindi a volte anche i cambiamenti ci sembrano molto lenti, poi in qualche momento diventano anche molto accelerati. L'Unione Europea, e questo è il mio ambito di lavoro, io mi occupo molto di questi temi da un punto di vista europeo, l'Unione Europea sta un po', nei primi anni ha un po' rincorso l'innovazione, diciamo dal 2010 in poi ha iniziato un po' a correre su questi temi, ha iniziato a parlare di economia circolare, di bioeconomia, un po' timidamente all'inizio. Devo dire, la svolta, almeno da un punto di vista di politica europea, c'è stata nel 2019 con la nuova Commissione europea. La nuova Commissione europea, presieduta da Ursula von der Leyen, ha cercato di recuperare un po' il gap da un punto di vista politico e normativo, e di mettere al centro del suo progetto questo grande obiettivo del Green Deal, di cui sicuramente tutti avranno sentito parlare, questo grande processo di trasformazione dell'economia europea. Quindi questo prevede in realtà due grandi direttrici, prevede moltissime cose, prevede moltissime politiche, moltissime azioni normative, ma prevede due grandi obiettivi. Il primo è quello della neutralità climatica, quindi agire per cambiare l'economia europea e cercare di andare verso un sistema di riduzione forte delle emissioni e di bilanciamento fra le emissioni residue e la capacità di assorbimento, e arrivare alla neutralità climatica, non a caso al 2050, che è considerato oggi a livello scientifico un po' lo spartiacque fra quello che è il vecchio mondo e quello che forse auspicabilmente sarà un po' il nuovo mondo. E l'altro tema è proprio quello dell'economia circolare, quindi l'economia circolare non deve più, e qui c'è una nuova strategia dell'Unione Europea adottata proprio nel 2020, e qui la cosa più interessante, i profili più interessanti sono due. Il primo è che l'economia circolare, secondo quello che propone la Commissione Europea, non deve essere più
diciamo come è stata fino a questi ultimi tempi l'economia dei precursori. Noi abbiamo bisogno dei precursori, ben venga un corso come questo che cerca di formare anche dei giovani che possono essere precursori in questo senso, però quello che l'Unione Europea finalmente ha capito è che se noi vogliamo veramente avere cambiamenti importanti nel contesto europeo, bisogna che questo sistema di economia circolare sostituisca il sistema tradizionale dell'economia lineare, che prevede appunto un sistema di estrazione di risorse, produzione, consumo e scarto, e quindi noi oggi abbiamo il problema di gestire una grande quantità di rifiuti, e invece bisognerà passare a un'economia che facendo come fa la bioeconomia recupera tutto e quindi va a sparire, come è stato detto giustamente anche prima, tendenzialmente cerchiamo di far sparire il concetto di rifiuto perché tutto diventa recuperabile. E l'altra cosa molto bella che l'Unione Europea sta cercando di promuovere è legata a questa, che si lega bene agli obiettivi di questo corso, è l'idea dell'eco design, cioè della progettazione ecologica dei prodotti. Questo è un tema che per gli scienziati, per chi si occupa di scienze, è un tema ovviamente conosciuto. Nell'ambito economico e giuridico è un tema piuttosto nuovo, cioè noi oggi per la prima volta cominciamo a porsi il problema di come strutturare le nostre politiche, le nostre normative europee in modo da incentivare l'eco design, perché ci siamo resi conto di una cosa in realtà che si poteva intuire, ma oggi abbiamo le prove, cioè che non basta lavorare sul ciclo di vita finale del prodotto, quindi sulla parte finale, non basta migliorare il recupero e il riciclaggio dei rifiuti. Questo è un passo importante, ma è sempre legato a un'economia vecchia, tradizionale, lineare. Se noi vogliamo veramente un'economia circolare, dobbiamo progettare i nostri beni di consumo in modo che questi siano recuperabili e che non diano luogo a scarti, a rifiuti. E quindi questa è la grande sfida del futuro. Quindi inserire questi progetti molto interessanti che stanno nascendo anche nel nostro Ateneo di bioeconomia applicata in questo contesto di economia circolare europea, dove tutti siamo chiamati e saremo chiamati a dare un contributo come innovatori, come educatori, come sviluppatori di idee, ma anche poi come cittadini, perché uno degli SDGs, uno dei più interessanti degli SDGs, l'SDG 12, è quello dedicato al cambiamento dei modelli di produzione e consumo che devono diventare sostenibili. E quindi questa è la grande sfida. Anche quindi ci chiama un po' tutti come cittadini europei a essere parte di questo, e in questo senso mi fa piacere appunto vedere l'entusiasmo che c'è intorno a questo corso e che si lega alle iniziative del nostro Ateneo, che ormai da anni su questi temi del macro tema sostenibilità sta facendo veramente molte cose interessanti. Un'ultima parola, anche i fondi europei saranno sempre più indirizzati in questo ambito. In questi mesi si è parlato tantissimo del Recovery Plan e tutti i fondi europei straordinari che arriveranno nei prossimi anni, e questi sono la punta dell'iceberg di tutta la grande diciamo area dei fondi europei che sempre più saranno indirizzati verso questo obiettivo della transizione ecologica o transizione verde, quindi un'economia che vive nei limiti planetari e che quindi costruisce anche il proprio sistema economico e giuridico, per quanto ovviamente i temi che più sono legati alla mia attività di ricerca, lo costruisce in funzione di questo obiettivo dell'economia circolare, della bioeconomia e della transizione ecologica. Quindi complimenti davvero a tutti, ai nostri studenti, e i migliori auguri a questo corso, e che ci siano ancora tante occasioni di parlare di bioeconomia e di economia circolare. Posso farle una domanda? Certo. Che in realtà, insomma, è d'obbligo visto il periodo storico che stiamo vivendo. Lei ha detto giustamente che siamo in una fase comunque di transizione, quindi siamo in pieno cambiamento. La pandemia ha creato inevitabilmente un aumento spropositato di un certo tipo di rifiuti che magari prima non eravamo abituati a smaltire, comunque non in queste grosse quantità. La pandemia ha accelerato oppure ha frenato bruscamente questo cambiamento? Purtroppo la pandemia ha creato ulteriori problemi anche da questo punto di vista, perché noi per esempio oggi abbiamo l'allarme dell'uso delle mascherine. Voi sapete, chi è più interessato a questi temi avrà letto che ora inizia ad esserci fortemente l'allarme di dove vanno a finire le mascherine, e purtroppo molte
ahimè, vengono gettate e poi finiscono nei mari, con quindi problemi nuovi anche per la gestione dei rifiuti. In più abbiamo subito un forte rallentamento anche di iniziative già prese dall'Unione Europea. È, come voi saprete, del 2019 la prima direttiva europea che mette inizia a mettere al bando alcuni tipi di plastica monouso, plastica usa e getta, contenitori, bottiglie, eccetera, piatti. Questo, diciamo, sostituzione della plastica monouso ha subito un rallentamento a causa della pandemia, perché ovviamente per motivi igienico-sanitari si è preferito, e in molti casi siamo stati obbligati ad incentivare il monouso. Quindi anche qui bisognerà lavorare su due fronti: da una parte continuare a spingere su quell'idea che l'Unione Europea si è già impegnata a fare, limitare per quanto possibile il monouso, e questo lo potremo fare quando piano piano torniamo alla normalità. Ma poi l'altra grande sfida si lega molto a questi temi: progettare dei contenitori diversi. Per esempio, pensiamo a tutti i contenitori monouso per il cibo. Se riusciremo ad avere nel futuro contenitori a prova di bioeconomia, quindi contenitori biodegradabili e non inquinanti e non di plastica tradizionale, quello allora sarà veramente il punto di svolta, probabilmente. Grazie, grazie al professor Montini. Io farei un'ultima domanda in chiusura alla professoressa Sinicropi, giusto su questo corso, e se, insomma, da quanto mi pare di aver capito, ce ne vorrebbero più corsi di questo tipo in tutte le università d'Italia, d'Europa, del mondo. Beh, sicuramente, poi se lo chiedi a me ti direi di sì. Noi abbiamo pensato a questo corso intanto perché, per esempio, nel nostro Ateneo un corso di laurea di questa classe non esisteva, e poi perché pensiamo che corsi di laurea di questo tipo debbano essere, diciamo, ne debbano venire di più, proprio perché bisogna preparare questi ragazzi al mondo del lavoro nella maniera migliore possibile. Ecco. Perfetto, sono molto, molto chiara. Io vi ringrazio, ringrazio i due docenti, ringrazio i ragazzi, che tra l'altro, insomma, siete stati molto puntuali e bravissimi nello spiegarmi anche cose che io, non avendo studiato, diciamo, non sapevo come voi. Grazie mille. E nella prossima sessione si parlerà invece di ricerca, quindi non so, dovrei dare la parola a chi verrà dopo di noi. Si parlerà appunto di ricerca con Emilio Mariotti, che vedo collegato, ecco. Ciao a tutti, ciao Teresa. Allora, in questa staffetta io ti passo appunto la parola e ti lascio alla tua sessione. Grazie mille Teresa, grazie mille ai ragazzi, grazie mille ai professori. Questa sessione parleremo di ricerca, di progetti di ricerca di bioeconomia applicata, e lo faremo con la professoressa Annalisa Santucci e con la professoressa Rebecca Pogni. Al momento poi vedo, dovrebbe essere previsti, ecco, vedo entrare professoressa Gabriella Tamasi, e poi ci dovrebbe essere, dovrebbe arrivare professor Claudio Rossi, attendiamo. Allora, progetti che si concretizzano, che diventano azioni, cose che poi andremo a vedere, a trovare, a usare anche, perché appunto nel principio della circolarità c'è quello di non tralasciare niente, di riusare, di rimpiegare ogni cosa che viene considerata dalla produzione industriale, non solo, anche quella agricola, come scarto. Però lo scarto può essere una cosa positiva, invece fino a ora pensavamo che fosse solo qualcosa da buttare, invece no. Può essere impiegato in tanti modi positivi. Ecco, professoressa Santucci, ci presenti un po' i progetti che ha seguito lei. Vi leggo Open Riccio, OmniAlghe e Magic, progetti che hanno, si occupano di cose differenti, che però appunto hanno
possibilità di sviluppo anche in futuro molto interessanti. Ecco. Sì, volentieri, grazie mille. Chiedo cortesemente, ecco, bravissimo Leonardo, almeno c'è subito una slide che si ricollega a quello che diceva il nostro moderatore Emilio Mariotti, perché in effetti c'è qualcosa diciamo di comune tra tutti i progetti che lui ha citato. Quello che c'è in comune è l'approccio. È l'approccio che abbiamo utilizzato per questo tipo di progetti e che utilizziamo noi, è l'approccio tipico tra l'altro della bioeconomia, perché l'approccio tipico è quello del multiprodotto, per cui a partire da uno scarto, da un rifiuto, noi procediamo, premetto che noi siamo dei biochimici, quindi noi procediamo a estrarre le sostanze bioattive, a dimostrarne la bioattività di solito su modelli cellulari umani, quindi senza uso di animali, trasformarle poi in prodotti secondari o terziari ad alto valore aggiunto come farmaci, come nutraceutici, cosmeceutici o biofitostimolanti, e con la biomassa residua post estrazione, visto che nell'economia circolare, nella bioeconomia appunto non esiste scarto, non si butta via nulla, noi facciamo dei prototipi di nuovi materiali, sperando poi di poterne diciamo anche dimostrare la sostenibilità, che di solito è l'ultimo step che va valutato in questo tipo di attività. Il nostro primo progetto, sì, è vero, si chiamava e si chiama ancora Open Riccio, è un progetto ormai concluso, in questo caso dai ricci della castagna del Montagnata abbiamo estratto con una modalità totalmente green, quindi ecosostenibile, una piccola parte di questo, diciamo, scarto iconico, il riccio della castagna, però ricchissima di antiossidanti molto pregiati e con grandissima bioattività. E con questi abbiamo prodotto un prototipo di biocosmeceutico dermofunzionale ecosostenibile, molto innovativo, e da qui tra l'altro è anche nata una spin-off che poi verrà presentata nella successiva sessione dedicata alle imprese. Il secondo progetto è invece in corso, si chiama Omnialghe, e in questo caso si passa dal Montagnata alla costa della nostra regione, anzi alla laguna di Orbetello, perché in questo caso abbiamo utilizzato un rifiuto speciale, che sono le alghe infestanti la laguna di Orbetello, e nell'ambito di un progetto finanziato da quello che si chiamava Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio del Mare, ora è il Ministero della Transizione Ecologica, quindi c'è anche un altro nome molto più congruo anche a quello di cui stiamo parlando adesso. Ecco, da queste alghe invece noi abbiamo estratto un altro tipo di sostanze bioattive, un altro tipo sia dal punto di vista chimico ma anche dal punto di vista funzionale, perché abbiamo estratto dei biofitostimolanti che hanno dimostrato di funzionare molto bene e per applicazioni in agricoltura biologica, e con le biomasse residue sia del riccio della castagna del precedente progetto e che con la biomassa residua post estrazione delle alghe abbiamo creato un prototipo diciamo di cartoncino ecosostenibile per biopackaging. Ora non fatevi spaventare da questa slide, tutta questa slide sembra molto complicata, mi interessa soltanto che voi guardiate le cose che ho circolettato in rosso e che sono unite anche da una freccia rossa che le collega. A destra c'è quello che è diciamo lo schema del progetto sulle alghe di cui ho parlato adesso. In questo progetto, a partire da questo rifiuto speciale, le alghe infestanti della laguna d'Orbetella, in realtà è stato prodotto anche, si è parlato di un percorso, un approccio multiprodotto, è stato prodotto anche un altro prodotto che si chiama biochar, una sostanza ricca di carbonio che si ottiene attraverso l'utilizzo di impianti che sono specializzati in una combustione controllata, non una pirolisi, una combustione controllata, e questo sta nella parte diciamo di sinistra della slide. E noi ne abbiamo uno nel Mugello che è partner di questo progetto, si chiama
Consorzio Record. Di solito questo biochar è utilizzato come ammendante per terreni, soprattutto per terreni aridi, e quindi ha già un uso molto importante per restituire nutrienti, specialmente a terreni molto sfruttati. Però noi abbiamo pensato di utilizzarlo in un'altra maniera, e questo è il terzo progetto di cui voglio parlare. È un progetto in realtà nell'ambito della salute umana, si chiama MAGIC, e abbiamo proposto in questo caso il biochar, che come vedete in questa immagine è una struttura porosa, quale veicolo di sostanze benefiche appunto in campo biomedico. Il biochar infatti si presta bene proprio per la sua struttura ad essere caricato, come si suol dire, di sostanze, anche sostanze bioattive. In questo caso la sostanza che ci interessa è il butirrato, che è una sostanza che deriva anche dalla fermentazione naturale delle fibre che noi assumiamo con la dieta, ad opera di microrganismi che stanno nel nostro intestino, però ne assumiamo troppo poco, e invece questa sostanza, il butirrato, ha dimostrato di interagire in maniera molto importante con la flora batterica intestinale, il cosiddetto microbiota intestinale, per cui è possibile utilizzarlo una volta veicolato da questo biochar, che però può essere prodotto da qualsiasi tipo di scarto iniziale agricolo, biologico, o marino, come in questo caso si parla di alghe, per ottenere una protezione nei confronti del tumore del colon retto, oppure anche nella prevenzione, o forse addirittura nella terapia di malattie neurodegenerative. Come si arriva dal singolo scarto, dall'idea del singolo scarto al determinato impiego? Cioè, qual è il collegamento che fa lo scienziato? Allora, intanto si studia prima di cominciare a lavorare, questo è molto importante, cioè la parte iniziale di studio di quello che è stato già riportato in letteratura è molto importante, però c'è anche proprio uno studio di progettazione razionale degli esperimenti, anche in un'ottica di economia, non sia diciamo economica ma anche di tempo, perché forse la cosa più preziosa è il tempo. Quindi ci sono già a volte delle indicazioni su sostanze che noi possiamo presupporre di trovare, sulla base di queste si sceglie anche un sistema di estrazione che sia ovviamente adeguato. Quindi c'è una progettazione iniziale che già è un po' mirata verso un utilizzo specifico, però poi la ricerca è anche una sorpresa, no? E di conseguenza poi diciamo l'utilizzo finale è anche una cosa che deriva un po' da quello che si scopre in corso d'opera, anche se ovviamente c'è un rational design alla base di tutto. Professoressa Pogni, invece ci parli del progetto Fish for Fish, che appunto si occupa di mare, di pesci, di scarti del pesce, della lavorazione del pesce. Ricordiamo che l'uomo ha un grandissimo impatto sulla popolazione marina. Bene, grazie per l'introduzione. Allora io vi parlerò e introdurrò questo progetto, e sono contenta che abbia parlato prima di me il professor Montini, perché molti dei concetti che ha introdotto il professor Montini sono alla base del progetto che vi presento. Il progetto Fish for Fish è stato finanziato dalla Comunità Europea all'interno di una call sul mare, e prevede appunto la possibilità di ottenere un materiale attivo per il parco a partire dagli scarti del pesce. Questo progetto appunto è un progetto di economia circolare. Si basa sull'eco design del prodotto, infatti sostanzialmente il processo è un processo che ha scarto zero rifiuti, carbon negative, e che appunto utilizza del materiale di scarto.
che si inserisce nelle direttive europee appunto per quanto riguarda l'eliminazione delle plastiche monouso dal 2021, nella direttiva è previsto l'utilizzo di plastiche provenienti da materiali rinnovabili o riciclabili dal 2030. La prima diapositiva per favore dalla regia. Per favore, vorrei farvi vedere un breve video che abbiamo realizzato sul progetto e che descrive meglio il progetto stesso. Nella prima diapositiva, per favore. Ok, grazie. Non si sente il suono. Non sono molto fortunata con questa proiezione. Vabbè, è il bello della diretta, accade sempre, c'è sempre qualche problema tecnico, non dobbiamo preoccuparci. Sì, ma noi oggi abbiamo già dato, io e la professoressa Pugni, con quel bello della diretta e in apertura abbiamo già dato. Ci basta per diverso tempo. Shelf life. There's a lot of fish food being wasted every day. At the same time, it produces lots of plastic packaging waste. This not only contributes to the plastic litter problem and climate change, but also is unsustainable and non-conservative use of marine resources itself. What if we can use the wasted fish food to tackle the above problems? The Fish for Fish project aims to produce innovative, active, and sustainable packaging material based on cyanolytic derivatives using marine biomass wastes and lignin nanoparticles functionalized with chitoligosaccharides, which confer antioxidant, antimicrobial, UV shielding, and improved mechanical properties. Applying such packaging not only helps to avoid the use of plastics, it also helps to tackle microbial spoilage to enhance fish shelf life. And once a package is wasted, it is biodegradable and compostable, and it is active as fertilizer and microbial preservatives for plants. This will also turn the fish processing industry into an environmentally friendly bio-based model of circular economy and blue economy. Plus, it will bring a bunch of economic advantages too. Ok, grazie. Quindi se possiamo vedere la diapositiva successiva. Ecco, qui come avete potuto vedere dal video, sostanzialmente partiamo dagli scarti della lavorazione dei crostacei che sono ricchi di questo materiale, la chitina. Dalla chitina otteniamo il suo derivato solubile che è il chitosano e insieme a scarti di lignina produciamo questo packaging per il pesce, un packaging attivo proprio perché il materiale costituente di questo packaging ha proprietà antimicrobiche e antiossidanti e quindi può permettere una conservazione maggiore per periodi più lunghi nel caso specifico del pesce, ma in generale per tutti i prodotti deperibili. Questo progetto ovviamente si inserisce nelle mission di Horizon Europe per quanto riguarda la mission Healthy Ocean, in quanto prevede ovviamente una riduzione dell'inquinamento da plastiche sulle coste e nei mari, dà nuovo valore all'industria dei rifiuti del pesce, aumenta la competitività all'interno della catena del pesce e contribuisce anche alla mission europea per quanto riguarda la qualità e la salute del suolo, in quanto questo materiale può essere appunto proprio per le caratteristiche del biopolimero, ha proprietà fertilizzanti e favorisce la crescita delle piante. Quindi è un progetto che parte dai rifiuti, dagli scarti, che permette di ottenere un prodotto ad alto valore aggiunto e che può essere compostabile e biodegradabile nel domestico e quindi sostanzialmente a zero rifiuti. Noi, per favore la prossima diapositiva, siamo al momento siamo a metà progetto.
Qui potete vedere un piccolo un esempio del nostro materiale che ha proprietà comparabili a quelle del PET, del polietilene reftalato, e quindi stiamo definendo adesso il passo, la formulazione finale per poter poi procedere all'ottenimento dei nostri prodotti. Nella diapositiva successiva il progetto sostanzialmente è un progetto italo-spagnolo, ci sono tre gruppi spagnoli e tre gruppi italiani di cui noi funzioniamo da coordinatori, e qui potete trovare anche tutti i nostri riferimenti social per eventuali informazioni sul progetto. Grazie per l'attenzione. Professoressa, una domanda che potrà sembrare un po' stupida, però la sono fatta. Questo mi sembra un progetto, una sua logica precisa, e come gli altri del resto mi sono detto, ma come mai non ci abbiamo pensato prima? Come mai ora sì è possibile pensare a questi progetti di bioeconomia, in passato, anche un recente passato, non è stato possibile? Ma potrei partire da lontano, nel senso che l'Italia ha avuto un premio Nobel nel 1963, Giulio Natta per la plastica, e quindi la plastica ci ha accompagnato, diciamo, in tutti questi anni, ha permesso anche le condizioni di vita ottimali che abbiamo raggiunto. Basti pensare, siamo in periodo Covid, che tutte le volte che ci facciamo il vaccino utilizziamo della plastica monouso, delle siringhe. Però siamo arrivati a un punto in cui l'utilizzo della plastica non è più sostenibile, della plastica comune. Pensi soltanto che tutte le volte che lei lava in lavatrice un indumento sportivo che è fatto di plastica, si producono delle microplastiche e delle nanoplastiche che il filtro della lavatrice non trattiene, che va a finire nei mari e nei fiumi e che poi ci ritroviamo nella catena alimentare. Quindi siamo arrivati ad un punto, e fortunatamente ci sono le direttive della Comunità Europea che ci spingono in questa direzione, a trovare delle alternative alla plastica comune. È chiaro che, per esempio, adesso tutti noi stiamo utilizzando, quando andiamo a fare la spesa, delle bustine di plastica che sono prodotte utilizzando dell'amido termoplastico, quindi in parte è un polimero, anche questo naturale, come il polimero che io ho presentato oggi, che è un po' diverso dall'amido, ma che in ogni caso prevede l'utilizzo di plastiche basate da feedstock rinnovabili e che poi appunto non creano nell'ambiente tutti i problemi che invece stanno creando le plastiche convenzionali, che una volta che sono abbandonate nel terreno non si degradano, ma sostanzialmente si frantumano in piccoli pezzettini di microplastiche o nanoplastiche, e quindi sostanzialmente non si eliminano mai, ma ritornano nella catena alimentare. Quindi adesso è arrivato il momento, i tempi sono maturi per trovare ovviamente delle alternative alla plastica comune. È chiaro che il percorso non sarà un percorso immediato, perché, come ho fatto vedere nella diapositiva, ovviamente si deve cercare di arrivare a dei prodotti che vadano a sostituire le plastiche comuni anche per quanto riguarda la funzionalità. Perché chiaramente il consumatore si aspetta di avere dei prodotti con le stesse caratteristiche delle plastiche comuni. Quindi la strada probabilmente è ancora lunga, ma siamo tutti molto impegnati in questa direzione, perché ormai l'uso della plastica cosiddetta comune, cioè non è più sostenibile, soprattutto in alcuni settori dove deve essere necessariamente sostituita con qualcosa di più sostenibile da un punto di vista ambientale, economico, sociale e quant'altro. Sempre in impieghi in ambito alimentari, vorrei chiedere al professor Rossi di parlarci di Peter Baby Bio, omogenizzati di filiera integrata. Posso avere la mia presentazione? Benissimo. Allora, con il bello della diretta si scoprirà che in realtà io ho
deciso poi all'ultimo momento di parlare di due altri progetti, ma sono altrettanto interessanti. Allora, in una prima fase, però, vorrei ribadire, anche se è già stato detto molte volte negli interventi che si sono susseguiti in questa giornata, in questo percorso, vorrei parlare appunto, se si passa alla seconda slide, per favore, vorrei farvi capire ancora una volta l'importanza e la complessità dell'economia circolare, di come una produzione, soprattutto le produzioni agricole, contengano in realtà prodotti che possono essere estratti da un ciclo di trattamenti, e questi prodotti hanno un grandissimo valore. Vi è sempre un prodotto che è probabilmente il cibo, l'agricoltura è stata dal suo emergere nel panorama storico come il mezzo di sostentamento, e quindi il cibo è l'elemento primario. Ma se in passato non si buttava nulla e quindi c'era una circolarità nell'utilizzo di questa risorsa, ricchezza in parte, e la consapevolezza dell'esistenza di questa ricchezza in parte si è persa. Quindi noi dobbiamo rivalorizzare ciò che esiste all'interno delle produzioni agricole, in particolar modo il cibo, ma anche ciò che è recuperabile una volta che la produzione del cibo, il cibo è stato estratto da questa produzione agricola, attraverso dei processi di trasformazione in cui le bioraffinerie hanno un ruolo fondamentale, ma anche qui occorre ripensare a questi strumenti, che non devono essere enormi dimensioni, ma legati a ciò che nel territorio si produce. Si può produrre dei prodotti secondari. Posso avere la seconda slide, per favore? Si possono produrre dei prodotti secondari che in alcuni casi questi prodotti secondari, più o meno si riferisce questa slide agli stessi elementi concettuali che abbiamo visto in precedenza: produzione agricola, cibo, raccolta di residui, trattamento nelle bioraffinerie e ottenimento di ingredienti, essere degli ingredienti ad alto valore. Addirittura in molti casi si possono produrre degli enti bioattivi, come prima ha messo in rilievo la professoressa Santucci, degli ingredienti bioattivi di enorme valore, molto, un valore che può superare a volte il valore del cibo. E poi si possono recuperare dei contributi energetici o comunque dei residui che possono essere utilizzati come fertilizzanti. In altre parole, la produzione agricola è ricca di contenuti alimentari, contenuti come ingredienti bioattivi per industrie come quella farmaceutica, cosmetica, agroalimentare, e la possibilità di utilizzare l'insieme di queste risorse rende questo ciclo finalmente un ciclo sostenibile non soltanto da un punto di vista economico, ma ovviamente anche da un punto di vista ambientale. Posso avere la prossima diapositiva? Si può vedere velocemente quello che per poter trasformare tutto questo, realizzare questo processo, è chiaro che ci vuole una uno strumento che sono le bioraffinerie, ma questa la presenza di queste bioraffinerie deve essere diffusa nel territorio, non può essere un unico centro diffuso in un territorio molto vasto, e anche i metodi di trattamento sono in relazione a ciò che nel territorio si vada a produrre. No, non importa, si può passare a quella successiva. Bene, vi voglio illustrare due esempi, la slide successiva, due esempi di progetti su cui abbiamo operato in questi ultimi periodi. Questo è un progetto precedente, per favore. Eh,
La precedente slide, ecco, esatto, questo. Questo è un progetto che ci è stato assegnato dalla Regione Lombardia. In Lombardia vi è una enorme produzione di prodotti agricoli, si chiamano di quarta gamma, sono sostanzialmente quelle insalate che trovate e troviamo nei supermercati, già confezionate, pulite e messe in sacchetto. Ebbene, nella produzione di queste insalate noi abbiamo una rilevante quantità di residui, residui che attualmente vengono smaltiti come biomassa, non hanno valore per chi produce queste insalate. Ebbene, dall'analisi, dall'utilizzo di questo materiale noi abbiamo ottenuto degli ingredienti arricchiti, come vedete qua, in prodotti nutraceutici. Sono prodotti antiossidanti, sono prodotti bioattivi, polifenoli, flavonoidi e quant'altro, e questi prodotti, ingredienti nuovi, non esistevano prima e che vengono fuori dal trattamento, che si curano il trattamento di questi residui, sono una novità, perché possono costituire ingredienti per vari tipi di processi, per integratori, per processi agroalimentari come la formulazione di nuovi prodotti alimentari, per formulare dei dressing. Quindi abbiamo da questo progetto fatto emergere la possibilità di utilizzare quelli che erano gli scarti per produrre qualcosa di nuovo. Nell'ultima slide presento un altro progetto recente, è un progetto PON, la prossima slide per favore, è un progetto PON che ha riguardato varie unità operative a livello italiano. In questo caso si è sviluppato, si è lavorato per la valorizzazione delle produzioni agricole in due direzioni. Da una parte, come voi sapete, molte produzioni agricole hanno un grande difetto, producono una quantità rilevante di prodotto, ma in un arco temporale molto breve. Quindi esisteva la necessità di conservare questi materiali e una delle vie che noi abbiamo sviluppato per conservare questo materiale è rivestire, è pensare a rivestire i prodotti che vengono dall'agricoltura, da questo cibo, con dei polimeri edibili, polimeri di pectina che rivestono e proteggono e che consentono di aumentare quella che viene indicata come shelf life del prodotto e quindi mantenere più a lungo la possibilità di utilizzare questa risorsa. Dall'altra parte ci siamo invece concentrati sulla possibilità di valorizzare le produzioni agricole in termini di identificazione, di trovare un collegamento con la origine geografica delle produzioni alimentari. Ebbene, anche in questo caso è stato possibile, attraverso un approccio sperimentale e teorico, definire dei cluster di appartenenza di vari prodotti agricoli e in questo modo è chiaro che si dà un nuovo valore alle produzioni agricole perché si legano a dei territori, c'è la consapevolezza che da quel territorio vengono quei prodotti che hanno una certificazione quindi qualitativa e geografica. Ecco, ora lascerei la parola alla professoressa Tamasi per illustrare un ulteriore progetto che è stato recentemente assegnato al gruppo di ricerca. Eccomi, se si potesse vedere l'ultima diapositiva. Si rimane nel settore appunto di ricerca della bioeconomia, ma si cambia forse un po' il settore applicativo, passando dal settore diciamo di produzione food, quindi post raccolta, al settore propriamente agricolo. Perché questo progetto, appunto recentemente finanziato dalla Regione Toscana tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in collaborazione con piccole e medie imprese, che si chiama appunto Agroceutica Green,
si occuperà, perché è appena partito, diciamo così, della formulazione di nuovi prodotti, sia solidi che liquidi, che possono essere utilizzati per il trattamento sia del suolo agricolo che delle piante, alcune tipologie di piante agricole. E dov'è il collegamento con l'aspetto della bioeconomia? Il collegamento è legato dal fatto che i principi attivi, appunto, biodegradabili, che saranno presenti in questi nuovi prodotti, derivano da residui di produzione agricole, agroindustriali, ne abbiamo tanto sentito parlare fino ad ora, e questo permetterà che cosa? Permetterà da una parte la valorizzazione, no, di questi sottoprodotti, di queste materie che diventano materie di base per nuove linee di produzione, nuove linee di economiche proprio, e per puntare a quella che è lo zero waste, tipico, insomma, dell'obiettivo ultimo, diciamo, dell'economia circolare. E queste molecole bioattive potranno, appunto, essere ottenute dal trattamento di sottoprodotti sia agricoli che agroindustriali, oppure anche da comparti, da essere recuperate, diciamo, da quei comparti tipici anche del territorio toscano, cioè la vocazione boschiva, il comparto forestale, che è ricchissimo di sostanze che non vengono assolutamente utilizzate e che invece hanno un potenziale importante dal punto di vista, appunto, di trattamento di suoli o di piante. Perché nasce l'esigenza di questi nuovi prodotti? L'esigenza di questi nuovi prodotti nasce dal fatto che attualmente, sotto gli occhi di tutti, insomma, i normali fitofarmaci o sostanze che vengono utilizzate per il trattamento di suoli e per il trattamento delle piante sono sospettati, diciamo, di tossicità per il suolo stesso, perché subisce processi di accumulo, di persistenza, di sterilizzazione del suolo, cioè di distruzione, diciamo, di quelli che sono i microorganismi funzionali di un suolo stesso, necessari per il suo buono stato di salute, diciamo, ma che sono tossici per le piante, ben noti residuali negli organi edibili, indesiderati per chi poi se ne ciba, ma sono tossici per gli operatori agricoli, perché sono sottoposti, no? Nonostante tutte le attenzioni che uno può porre, esposti a tali sostanze, appunto, di sintesi per l'atmosfera, per le falde acquifere e quant'altro. Invece queste sostanze, appunto, di origine naturale superano, no, queste negatività legate ai prodotti di sintesi, sviluppando nuove linee di produzione. Il progetto, e poi concludo, è coordinato da un'azienda di Arezzo, si chiama Union Bio, leader proprio nel settore di produzione di formulati per la cura sia dell'ambiente che degli animali a base di sostanze naturali, per quella che loro chiamano una protezione naturale, no? del sistema, e la partnership è poi completata da una società, dalla società Ambienta e dall'azienda In Giardino, che invece si occuperà nella parte finale, diciamo, dopo che saranno stati formulati questi nuovi prodotti e validati su campi sperimentali, in presenza o assenza anche di piante da frutto, di orticole, insomma, di coltivazioni. Questa azienda In Giardino si occuperà dell'ultima parte, che è proprio legata invece all'attività inquadrata in quelle che sono le attività più legate a Industria 4.0, e in particolare nell'ambito della cosiddetta robotica collaborativa, cioè si occuperanno di disegnare, del design di un piccolo cobot che andrà a sostituire da un punto di vista pratico gli operatori sul campo, che saranno quindi da remoto, saranno in grado di gestire questi cobot, che in prima persona, diciamo così, distribuiranno i prodotti, proprio per ridurre al minimo quelli che sono
le contaminazioni anche al personale addetto nella distribuzione di questi, di questi prodotti, sebbene appunto completamente di origine naturale, quindi con effetti indesiderati assolutamente minori rispetto ai processi, ai prodotti di sintesi, i tradizionali prodotti di sintesi. Ringraziamo la professoressa Tamasi, il professor Rossi, la professoressa Pogni e la professoressa Santucci che ci hanno illustrato i progetti di ricerca che hanno seguito. E ora lasciamo la parola a Sofia Rossi che ci parlerà di imprese che si occupano di bioeconomia. A te la parola, Sofia. Grazie Emilio della parola, grazie a tutti gli intervenuti e all'interno della nostra giornata di Bioeconomy Day abbiamo parlato di ricerca, non possiamo esimerci dal parlare di imprese. Imprese perché intanto diamo il buongiorno e il buon pomeriggio a LifeCare rappresentato da Laura Parisi, buongiorno, buon pomeriggio, a Ottavio Fuga di Siena Bioactive e poi con noi per Sfera Agricola Luigi Galimberti e Materia Medica Processing rappresentato dal appunto da Giovanni Isoldi che sono collegati con noi. Ci sentite bene? Forte e chiaro? Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Forte e chiaro. Parliamo buonasera, di... sentiamo bene. Buonasera. Benissimo. Allora parliamo di imprese iniziando subito con LifeCare che è proprio una startup che nasce proprio da una derivata da uno spin-off dell'Università di Siena. L'impegno di LifeCare, ma ce ne parlerà meglio Laura Parisi, è quella di sostenere proprio le aziende, parlando di imprese, sostenerle per raggiungere davvero un risultato importante nell'economia a basso impatto ambientale attraverso soluzioni che possano essere idonee per il Green New Deal. E Laura, chiediamo a te qual è la mission appunto di LifeCare. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. LifeCare nasce con l'idea di innanzitutto di valorizzare l'esperienza maturata in svariati anni di attività del nostro gruppo di ricerca sui temi della sostenibilità, principalmente nel campo della chimica e dei sistemi energetici, per poi allargare questo progetto di impresa anche all'ecodesign di prodotti e processi in altri settori come quello della bioeconomia. Quindi LifeCare non propone un prodotto, ma offre dei servizi di supporto e di consulenza. Ecco qui nella slide potete vederne una serie di quelli che per approfondimento potete andare a leggere sul nostro sito. Quindi dicevo, servizi di supporto e consulenza per la valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale grazie all'applicazione degli strumenti metodologici basati sull'approccio del ciclo di vita. Oggi come oggi non è più nuovo sentire parlare di questo approccio, non è più una novità, se ne sente parlare anche nei canali social, anche in televisione e quello che è, mi preme sottolineare è che si tratta di un approccio che permette di investigare con una base scientifica, che è l'elemento fondamentale, e in un'ottica sistemica che tenga quindi conto di tutte le dimensioni della sostenibilità attraverso una serie anche importante di indicatori, i punti di forza e le criticità lungo la catena del valore di sistemi che possono essere anche molto complessi e dimostrare quindi come un progetto può contribuire per favorire la transizione ecologica verso la decarbonizzazione e la neutralità climatica, come dicevi tu Sofia, esattamente nella direzione che è auspicata dal Green New Deal. E per fortuna se ne sente sempre più parlare, questo ci fa piacere, no? Stiamo veramente forse percorrendo la strada giusta. Senti Laura, come si traducono le vostre competenze nell'ambito proprio della bioeconomia? Bene, dunque, sulla base degli strumenti che dicevo poc'anzi, noi siamo in grado di fornire un supporto nella definizione di percorsi e soluzioni nell'ambito della bioeconomia e quindi in particolar modo anche per lo sviluppo dei territori. Non va dimenticato che negli ultimi anni gli investimenti pubblici nell'applicazione dell'analisi del ciclo di vita hanno contribuito a costruire la base di conoscenze
per l'elaborazione di quello che noi chiamiamo politiche ambientali evidence-based, quindi basate effettivamente su quello che nei territori si realizza. E questo perché il metodo dell'analisi del ciclo di vita è la tecnica più completa per tracciare e generare una serie di informazioni quantitative sugli impatti potenziali e i carichi ecologici che sono legati alle attività e alle strutture che sono coinvolte lungo tutto il ciclo di vita, lungo tutta la filiera, quindi dalla produzione, dalla fornitura, dal consumo, fino a considerare anche le fasi del fine vita, diciamo così, dei prodotti. Certo, perché anche quella è importante. Assolutamente, assolutamente. Quindi in quest'ottica, diciamo così, che le opportunità per la creazione di nuove filiere o per il rafforzamento e il riorientamento di quelle che già esistono per il settore della bioeconomia possono essere assolutamente, virtualmente moltissime, soprattutto se consideriamo che la sostenibilità è un percorso da intraprendere tenendo conto delle mutevoli condizioni al contorno. Non esiste mai una soluzione che vale per tutti i contesti. Certo, bisogna certo. Sempre tenere conto, ovviamente, delle peculiarità del sistema che si sta analizzando. Quindi, in ultima analisi, ripetendo come è già stato fatto molte volte oggi, che cos'è la bioeconomia, quindi l'approccio fondamentale per valorizzare o dare nuova vita a sottoprodotti o rifiuti attraverso il recupero di materia, è possibile capire quanto ci sia bisogno di avere strumenti quantitativi in grado di misurare gli effetti che si determinano quando si realizza un'attività in termini di ambiente, economia e società. E noi abbiamo, Laura, un ambiente particolarmente bello da proteggere, da tutelare. Che percezione hai avuto da parte delle aziende a cui vi rivolgete? C'è interesse, c'è volontà di seguire il vostro percorso? C'è molto interesse. Negli ultimi anni è sicuramente un tema che come dire, inizia ad essere percepito non più come un'etichetta da poter esibire, ma più come una filosofia sulla base della quale costruire. Posso dire per quello che ho potuto vedere con le aziende o comunque sia i gruppi con cui abbiamo collaborato finora, che chi ha scelto il percorso della sostenibilità anche in quest'ultimo periodo in realtà ha mostrato di aver creato un sistema molto resiliente, quindi che è riuscito a sopportare l'impatto di tutto quello che è successo in maniera diversa rispetto a chi ha mantenuto, come dire, un approccio di tipo mainstream secondo le linee, diciamo, dell'economia classica e tradizionale. Per cui sicuramente io credo che ci sia ancora più consapevolezza di quanto ora si debba cambiare il percorso, si debba come dire, modificare in qualche modo l'approccio a come abbiamo bisogno di produrre, a come abbiamo bisogno di consumare, e sicuramente capire a priori, diciamo così, quali sono le conseguenze legate al tipo di scelte che si fanno, può aiutare a prendere decisioni giuste. Esatto, e vedevo che annuiva anche la nostra Ottavia Spiga, appunto, di Siena Bioactive, perché poi alla fine anche qua parliamo intanto di un'azienda proprio del nostro territorio, ad Arcidosso, giusto, la sede. E a partire proprio dagli scarti biologici, Ottavia, si possono veramente ottenere dei prodotti incredibili, prodotti secondari e terziari come prodotti bioattivi. Ci spieghi meglio che cosa state creando? Allora, innanzitutto buonasera Sofia, buonasera a tutti. La nostra spin-off Siena Bioactive, che nasce all'interno del Dipartimento di Biotecnologia, Chimica e Farmacia, sulla spinta della ricerca scientifica svolta e che ha presentato precedentemente nella sezione precedente sulla ricerca la professoressa Annalisa Santucci, si rivolge proprio, è una spin-off di bioeconomia, che vuole proprio utilizzare gli scarti del comparto agroforestale per dargli nuova vita. Come facciamo questo? La ricerca, naturalmente, l'abbiamo vista in precedenza, ci ha aiutato a sviluppare i nostri processi
Per cui noi estraiamo con dei procedimenti completamente green sostanze bioattive dagli scarti, in questo caso vediamo il riccio della castagna, e che abbiamo scelto proprio come riferimento anche territoriale, visto che la nostra sede legale è sul Monte Amiata. Da questo scarto noi estraiamo sostanze bioattive che possiamo integrare in prodotti secondari e terziari. In questo caso vediamo nella slide proiettata i primi prodotti che noi abbiamo già sviluppato e che sono già in commercio. Abbiamo scelto proprio di andare sui saponi. Noi ci siamo costituiti soltanto nell'estate del 2020, però come vedete abbiamo già i primi prodotti, questi sono dei saponi. La scelta del sapone è stata anche legata in parte al periodo di pandemia, ci sembrava un messaggio importante da dare, no? Come prima entrata dello spin-off nel commercio. E poi naturalmente ora stiamo procedendo a terminare la linea di prodotti che stiamo sviluppando a partire da questo estratto, che sono prodotti biocosmeceutici. Quindi abbiamo tutta una linea di prodotti per la persona ottenuti dallo scarto del riccio della castagna. Stessa cosa stiamo facendo anche con altri scarti, stiamo lavorando, come ha fatto vedere in precedenza la professoressa Annalisa Santucci, che è il socio fondatore dello spin-off, sulle alghe della laguna di Orbetello, ma anche su altri prodotti. Stiamo per esempio collaborando anche con partner del territorio, qui con noi abbiamo Luigi Galimberti, che è socio e CEO di Sfera Agricola, con la quale stiamo collaborando proprio in questo ambito. Beh, vedevo che poi le applicazioni sono incredibili, Ottavia, perché addirittura insomma, è possibile anche realizzare antinfiammatori, insomma, medicinali addirittura, qua si va proprio sulla medicina, ci sono applicazioni aperte ancora incredibili. Sì, questo sicuramente grazie all'attività di ricerca che è in seno allo spin-off, grazie alla collaborazione stretta appunto con il Dipartimento, è possibile a monte della produzione di un prodotto fare un'attività di ricerca utilizzando per esempio linee cellulari umane che ci consentono di validare e valutare le potenzialità che sono insite all'interno di ogni estratto. Ogni estratto contiene, perché comunque sono estratti naturali, sono scarti, abbiamo detto il riccio della castagna che possiamo considerare come lo scarto degli scarti, perché normalmente i castanicoltori bruciano i ricci e quindi con emissioni di CO2 nell'atmosfera. In questo caso noi estraiamo delle sostanze bioattive che siamo in grado di non soltanto analizzare ma anche di testare e di vederne naturalmente le capacità naturalmente terapeutiche. Senti, com'è nata, io sono curiosa di sapere com'è nata questa volontà proprio di creare uno spin-off appunto di bioeconomia? Allora, innanzitutto diciamo che siamo un gruppo di donne ricercatrici, siamo quindi una società con pagine soprattutto a maggioranza femminile. Abbiamo la volontà del nostro socio fondatore, che è appunto la professoressa Santucci, che è attiva in questo ambito da diversi anni, e noi abbiamo naturalmente su quest'onda deciso di avviarci a questo naturalmente tipo di attività attraverso una serie di interventi. Abbiamo vinto per esempio la Startup Toscana 2019, quando ancora non eravamo costituiti, e poi abbiamo vinto un premio legato al Mercafir di Firenze e Murat Idea Park, che ci ha poi consentito di partire con la nostra attività. Bello, quindi in poco tempo veramente grandi traguardi raggiunti. E se potessimo guardare con il binocolo dove andremo, Ottavia? Allora, la nostra volontà sicuramente è quella di essere un punto di riferimento per il territorio, quindi è fondamentale per noi rimanere legati al territorio, la nostra scelta di individuare proprio
nella provincia di Grosseto e naturalmente poi nel dipartimento che ci ospita, il territorio di riferimento, pensiamo che la Toscana del Sud sia proprio il territorio dove ci sia la maggiore vocazione per poter svolgere questa nostra attività e questa nostra missione, perché noi la consideriamo tale. Bene, ti ringrazio per il momento e andrei a parlare con Giovanni Isoldi di Materia Medica Processing. Si pronuncia, Giovanni, sono ignorante. Materia Medica Processing, esatto. Processing. Ecco, allora, intanto abbiamo la possibilità di parlare non solo di materia medica, ma anche di TLS, perché nasce proprio da questa, cioè c'è una partnership importante. Qua parliamo di intanto una tecnologia molto avanzata che aiutami poi a spiegare meglio, praticamente realizza a partire dalla canapa industriale, quindi un altro, se vogliamo, materiale assolutamente naturale, realizzano prodotti THC free e altamente testati. Intanto ti chiedo con quali utilizzi, ecco, create queste, ho visto comunque essenze, cristalli, ci sono appunto degli oli particolari. Ci racconti a cosa servono e come vengono utilizzati? Beh sì, allora la pianta di canapa possiamo dire che è uno dei protagonisti indiscussi da sempre della chimica verde e anche della bioeconomia. Purtroppo il discorso sulla canapa è stato interrotto 90 anni fa circa. Si sente? Tutto a posto? Sì, ti sentiamo, stavo dicendo ahimè perché abbiamo perso tanto tempo in questo senso. Esatto, abbiamo perso 90 anni di ricerca e quindi oggi viene ripreso il tema canapa proprio grazie alla necessità, o direi anche l'emergenza, di una nuova economia verde che ha spinto i governi a recuperare questa pianta, ahimè dimenticata e proibita per così tanto tempo. Si sa anche bene, questo è storia, che la proibizione della pianta di canapa to cure, dagli usi industriali agli usi farmacologici, è stata promulgata anche molto dalle grandi industrie dei materiali plastici negli Stati Uniti, paese che adesso sta riscoprendo questa pianta in maniera molto importante, tanto che si parla della nuova corsa all'oro verde. Oro verde perché dalla canapa si possono ricavare una serie di materiali che vanno dalle bioplastiche agli oli, vari tipi di oli che provengono dai semi, cellulosa, quindi carta, una lignina che cresce molto più rapidamente rispetto a quella degli alberi, quindi materiali di vario tipo, sia appunto cellulosici, lignei, plastici, e poi la parte, diciamo, una delle parti di nostro maggiore interesse è quella che proviene poi dal fiore, dalla resina, che produce tutta una serie di composti bioattivi che peraltro vanno ad agire su un sistema recettoriale, quello endocannabinoide, che è anch'esso di recente scoperta. Quindi diciamo che c'è molta innovazione nel campo, anche se è una pianta conosciuta da millenni, però è proprio adesso che comincia la vera ricerca su questi principi attivi. In materia medica processing, che come correttamente specificavi è incubata nel Toscana Life Science, incubatore di startup molto importante sul territorio, dove diciamo che permette di svilupparsi a delle nuove aziende e che offre tramite le sue infrastrutture una sinergia e una potenzialità, diciamo, di dedicarsi a ciò che è veramente importante per un'azienda e non tanto a, diciamo, alle quattro mura, no? E quindi certo, permette di non rischiare di disperdere le energie sulla parte infrastrutturale, quindi importantissima la simbiosi e la sinergia che si è sviluppata con questo bioincubatore. Noi siamo attivi qui dentro come startup da 3 anni
e abbiamo sviluppato una serie di processi totalmente green che non fanno uso di solventi, quindi non fanno uso della chimica, diciamo, della petrolchimica, ma totalmente della chimica verde. Ci consideriamo un'azienda di chimica verde per gli utilizzi che poi sono principalmente quello farmaceutico, però sappiamo bene che i cannabinoidi hanno una serie di potenzialità anche sul mercato cosmetico e nutraceutico. Chiaramente una delle difficoltà è che la normativa che riguarda la canapa e i cannabinoidi è ancora in fase di definizione, ancora in fase, diciamo, evolutiva, e quindi non è, diciamo, una strada tutta liscia e tutta in discesa, però sicuramente l'aspetto farmaceutico è quello che oggi è molto attuale. Si tratta di sostanze che potenzialmente funzionano su svariate patologie, che vanno da patologie del sistema nervoso, dal dolore cronico, il dolore neuropatico, come anche una serie di patologie a carico, diciamo, della parte psichica, quindi antipsicotici. Pensiamo che uno studio canadese ha evidenziato come un 30% del mercato delle benzodiazepine sia stato sostituito dalla cannabis, che è stata appunto resa legale in Canada. Quindi un potenziale importante anche di sostituzione di produzione di API che derivano dalla petrolchimica con API che derivano dalle piante, potenzialmente anche proprio dal territorio stesso. Noi crediamo molto nel chilometro zero e infatti ci approvvigioniamo di canapa proprio dal territorio, quindi è un potenziale anche di rivalutazione della agricoltura proprio del territorio cinese. Ci teniamo molto anche a specificare questo. Bene, questo è, diciamo, principalmente quindi la nostra attività. Allora, interrompo perché mi ha incuriosito una cosa, è molto interessante. Io mi auguro che il tempo che abbiamo perso possa essere ripreso velocemente, perché è uno studio incredibile. Ma vedevo che siete l'unico laboratorio in Italia dedicato esclusivamente all'analisi della cannabis sativa. Quindi nel resto d'Italia c'è ancora forse da fare qualche passo in avanti. Sì, probabilmente questa cosa è stata scritta magari un paio d'anni fa quando siamo partiti, non l'abbiamo aggiornata. Devo dire che nel frattempo si sono moltiplicati. Sì, si sono moltiplicati sicuramente le strutture e i laboratori che se ne occupano. Certamente noi siamo partiti a un livello farmaceutico, quindi con un know-how, diciamo, di livello industriale che proviene dal settore farmaceutico, e allo stesso tempo dedicandosi totalmente a una pianta, quindi alla pianta di cannabis, e questo ci ha reso effettivamente un pochino peculiari, perché molto spesso si tratta di aziende del settore che provengono, che lavorano anche altri materiali, o aziende strutturate che lavorano altre piante, o aziende che provengono dall'agricoltura e non conoscono il settore, diciamo, farmaceutico. Quindi è abbastanza momento. Tra l'altro vedevo veramente applicazioni incredibili addirittura sull'epilessia, lo stress. Qua abbiamo veramente un parterre di clienti possibili in tutto il mondo, perché lo stress chi è che non ce l'ha, insomma. Ne abbiamo diverso. Allora, grazie Giovanni per il momento. Io sentirei anche Luigi Galimberti di Sfera Agricola. Parliamo anche in questo caso di economia circolare e sostenibilità. Intanto, se Luigi ci puoi parlare appunto di questa attività, Coltiviamo un mondo nuovo, è uno slogan che trovo bellissimo. Sì, buonasera a tutti, sono il fondatore di Sfera Agricola, che è la sfera tecnologica più grande d'Italia, costruita a Gaborano nel 2017. E sostanzialmente Sfera utilizza le migliori tecnologie, le migliori tecniche di management per riuscire a produrre di più con meno. Di fatto noi riusciamo a produrre un pomodoro, un chilo di insalata, un chilo di pomodori, un chilo di insalata consumando 2 litri d'acqua contro i 75 del campo aperto. Inoltre il 90% di quest'acqua è recuperata dall'acqua piovana e non attinta dalla falda.
Volevamo appunto, volevo, perché l'idea è mia, nasce nel 2015, volevo appunto dimostrare che in Italia è possibile anche per gli ortaggi creare un sistema virtuoso, soprattutto che desse dignità anche al lavoro, perché noi diamo lavoro a Grosseto 250 persone in maniera stabile e continuativa. E questo non è né scontato né banale in agricoltura. Esatto. Noi nasciamo con il DNA della sostenibilità, ma non perché fa figo o era di moda, tanto più che magari nel 2015 c'era meno percezione, anzi, alcune nostre scelte sono state, diciamo, combattute fino a ieri per dire che noi ci scaldiamo utilizzando cippato di legno, bruciando cippato di legno, che è una scelta che è una delle fonti rinnovabili. Questa cosa è stata sempre, diciamo, un po' contestata perché sembrava una cosa antica, arcaica, invece oggi diciamo è molto apprezzata. Una oggi ma, stiamo cambiando questo concetto. Sì. Sì, ma noi perché ho fatto certe scelte dal punto di vista imprenditoriale? Infatti mi piacerebbe che oltre ai ricercatori e professori oggi partecipassero molti giovani a questo incontro e imprenditori, perché volevo costruire un'impresa che che durasse tantissimi anni, che non volevo fare un'impresa per i prossimi 5, 3, 5, 7 o 10 anni, ma volevo creare un modello appunto di azienda resiliente. L'abbiamo dimostrato con il Covid. Che non solo noi siamo per combattere i cambiamenti climatici che si abbattono sull'agricoltura, perché noi non ci scalfiscono, praticamente se piove, se grandina, se nevica o fa troppo caldo, noi continuiamo a produrre uguale, ma anche che abbiamo dimostrato di essere resilienti ai cambiamenti socio-economici, come il primo e il secondo lockdown. Perciò quello che grido a volte a gran voce quando mi viene data l'opportunità è che la sostenibilità è l'unica via che ha l'imprenditore per creare un business, diciamo, resiliente che duri nel tempo. E questo è il compromesso per trovare tanti soldi, perché io per realizzare la serra più grande d'Italia, intanto sono partito che non avevo zero risorse da dedicare a questo progetto. Ho raccolto 24 milioni di euro da fondi di investimento e banche solo perché il progetto era fatto bene e a chi veniva presentato il progetto piaceva, perché c'erano un sacco di elementi di attenuazione dei rischi. Perciò, ecco, anche per raccogliere soldi è il modo migliore creare un business all'insegna della sostenibilità. L'altra cosa è la circolarità. Io fatico tantissimo quando parlo con i miei colleghi imprenditori, perché vedo proprio il pensiero lineare che fa la mente rispetto agli input e gli output dell'azienda. Invece, immaginare, pensare, ragionare, organizzare in maniera circolare, all'inizio per qualcuno sembra che uno è confuso, e invece praticamente parti dal chiederti questa cosa che arriva a me prima che cos'era, e da lì analizzare praticamente l'LCA, perciò che cosa ha fatto, qual è il giro che ha fatto e che cosa ha lasciato per strada, posso prendere qualche cosa. E da qui la collaborazione con Ottavia Spiga rispetto praticamente a alcuni scarti apparenti che poi potrebbero trasformarsi in voci di ricavo più importanti del pomodoro. Comunque tutte cose che servono per tenere su il business, perché la sostenibilità è anche quella economico-finanziaria. Non ci dimentichiamo che le aziende agricole sono destinatarie del 47% dei contributi erogati dalla UE. Perciò più che agricoltura sostenibile è sostenuta. Invece è compito dell'imprenditore cercare di raschiare la pentola al fondo, no, del barile, come facevano i nostri nonni, valorizzando ogni linea di prodotto. E da qui proprio è il mindset che parte, infatti, perché poi è opportuno parlare e partecipare, perché praticamente diventa cultura. Vi racconto solo un aneddoto che è estremamente interessante. Noi produciamo basilico, lo produciamo con una tecnica idroponica, intanto ci consente di controllare il processo, perciò è un basilico che non contiene metalli pesanti, inquinanti e soprattutto non contiene residui di molecole chimiche dovute ai trattamenti chimici, ai fitofarmaci, che non facciamo. Ma cresce in maniera rapida, perciò la pianta diventa matura in 21 giorni, cosa che in campo aperto ce ne vogliono 70.
Questo che significa? Che il gambo del basilico lignifica, diventa duro, è possibile utilizzare solo le foglioline. Ma le foglioline non è la parte più nobile del basilico, è quella che noi siamo purtroppo abituati a mangiare, è sì più profumata, ma meno interessante dal punto di vista nutrizionale. Siccome il nostro basilico cresce in maniera veloce, noi la parte alta la tagliamo e la confezioniamo a 30 grammi per i supermercati. La parte bassa la vendiamo a quelli che fanno il pesto, alle aziende che fanno il pesto. Bene, quando loro fanno il pesto con le sole foglie, che è il pesto che hanno sempre fatto, praticamente per stabilizzarlo questo prodotto devono metterci della fibra dentro, perciò devono aggiungere tipo fibra di cocco. Bene, con il gambo nostro, con lo scarto nostro, stanno facendo un pesto di una qualità altissima che non hanno mai fatto. E questa, però, questo risultato è figlio della cultura, dell'educazione, della valorizzazione dello scarto. Alla fine scopri praticamente che quello che ieri buttavi può diventare la tua miglior risorsa. Ecco, esatto, la risorsa in più, il passo in più. Io starei a parlare con te, Luigi, non ti dico quanto, perché sono cose interessantissime. Ero anche curiosa, visto che stai parlando di un ciclo virtuoso, utilizzate intanto insetti utili, quindi immagino insomma anche uno studio, una ricerca proprio su quelli che sono gli insetti antagonisti per coltivare meglio, e soprattutto ero curiosa di sapere se ci puoi raccontare in poco tempo insomma come fate, siete in grado di adattare il clima appunto per avere la condizione ottimale per crescere gli ortaggi. È una serra attiva, ci spieghi come funziona? Sì, le serre si dividono in tre categorie: a bassa tecnologia, media e alta tecnologia. Le serre ad alta tecnologia, oltre ad essere più ingombranti come involucro, hanno una dotazione di tecnologia diciamo importante, cioè il controllo dell'umidità, temperatura, luce e tutta una serie di altri parametri. E sostanzialmente noi cerchiamo, grazie alla tecnologia, perciò riscaldiamo, raffreschiamo, di estendere il periodo di coltivazione 365 giorni l'anno. Questo ci consente di fare sostanzialmente due cose. Uno è di servire il nostro cliente, i supermercati e il consumatore 365 giorni l'anno, perché al di là della stagionalità, che è tanto invocata, no? Mangiamo la frutta di stagione, sì, va bene, cosa giusta, ma è pure vero che al supermercato a Siena il consumatore compra pomodoro tutto l'anno, ma il consumatore ce lo chiede. Il supermercato non può non mettere a Natale il pomodoro, anche perché poi non ci dimentichiamo che la stagione del pomodoro da noi, Grosseto Siena, è primavera, estate, in Sicilia è autunno e inverno, perciò la stagionalità dipende anche un po' dalla latitudine. Certo. Perciò ecco, noi riscaldiamo, raffreschiamo per cercare di estendere il periodo di coltivazione, facciamo sempre primavera. E l'altra cosa è che noi siamo avvantaggiati rispetto all'agricoltura tradizionale, perché il nostro sistema è confinato, perciò noi cerchiamo, liberiamo degli insetti antagonisti agli insetti che noi temiamo. Per ogni insetto nocivo che noi temiamo, che potrebbe essere o mangiatore delle piante o veicolo di virosi, noi praticamente liberiamo gli antagonisti naturali, che sono i loro predatori naturali, e questa lotta biologica che fa il paio con l'ambiente circostante, perché poi magari si tende a pensare che la serra tecnologica, no, l'ambiente all'esterno non conta. No, invece non è vero, perché siccome all'esterno noi abbiamo una pressione dei patogeni bassissima, perché abbiamo localizzato la serra in un contesto naturalistico particolare, noi solo con la lotta biologica riusciamo a vincerla. Ma immaginare di mettere una serra al centro di un'estensione di campi di pomodori, lì le patologie stanno alle stelle, noi solo con la lotta biologica non potremo vincere. Perciò quanto è importante la biodiversità all'interno e all'esterno della serra. Ecco, poi chiaro, noi siamo, io non immagino il futuro dell'agricoltura tutto idroponico, ecco, però noi portiamo all'esasperazione una serie di comportamenti virtuosi che possono essere applicati con soddisfazione a tutta l'agricoltura. Infatti credo che l'agricoltura abbia bisogno di buone pratiche agricole più che tecnologia e dati. Esatto, buone pratiche agricole e imparare, perché la natura abbiamo capito che ci insegna molto molto meglio di qualunque altra cosa. Ringrazio anche Luigi Galimberti, molto molto interessanti tutte le quattro imprese di cui abbiamo parlato all'interno del nostro pomeriggio. Abbiamo anche rubato qualche minuto in più al prossimo incontro e mi scuso, parleremo tra poco di sostenibilità del settore agroalimentare. Io però ringrazio per Life Care Laura Parisi, per Siena BioActive Ottavia Spiga
per Sfera Agricola Luigi Galimberti e per Materia Medica Processing Giovanni Isoldi. Grazie di essere stati con noi, molto interessante. Grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Grazie, arrivederci. Bene, buonasera a tutti e a tutti, grazie a chi mi ha preceduto per il bellissimo e interessante panel, grazie alla professoressa Annalisa Santucci e alla professoressa Rebecca Pogni per aver organizzato questa giornata. Io sono Fiorino Iantorno, lavoro al Santa Chiara Lab insieme al professor Riccaboni, che è il presidente del Santa Chiara Lab e della Fondazione Prima, la dottoressa Cristiana Tozzi, tecnologo del Santa Chiara Lab, e dottor Simone Cresti, che si occupa di SDSN, il network, uno dei network, uno dei progetti che è all'interno del Santa Chiara Lab. Giornata e pomeriggio interessantissimo, e soprattutto quello che mi ha appassionato molto, professor Riccaboni, è stato questo sentire, oltre ai nostri colleghi, colleghe e gli imprenditori e le imprenditrici sempre molto dinamiche, anche i ragazzi. Proprio oggi c'è stata una classifica di SVG Italian Tech che dice che i ragazzi italiani che si occupano, diciamo così, di digitale vedono come modelli di riferimento Bebevio, Barack Obama e Greta Thunberg. Almeno due sul podio si occupano di sostenibilità, e sentendo questi ragazzi oggi che parlavano di SDGs, quando tu hai pensato a Santa Chiara Lab, abbiamo iniziato proprio con i ragazzi che avevano previsto, se ben ti ricordi, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e parlavano di sostenibilità. Oggi sostenibilità, agricoltura, agri-food, tu che sei un aziendalista, abbiamo sentito tante cose interessanti, ma ti voglio chiedere, visto che noi a Santa Chiara Lab, e soprattutto tu con la tua intuizione di occuparsi di agricoltura, un aziendalista che si occupa di imprese agricole, di agricoltura, quanto è importante oggi nel mondo del cosiddetto agri-food, nell'ambito della bioeconomia? Qual è il ruolo? Abbiamo sentito qualche imprenditore, qualche imprenditrice parlare, ma tu che hai un occhio più e al Santa Chiara Lab conduci delle ricerche e guardi un po' in maniera più vasta, da un punto di vista scientifico ma anche pratico, quanto è fondamentale? Sì, il punto che tu sollevi è molto importante, nel senso che noi parliamo di una sfera, che è quella della bioeconomia, che secondo alcuni calcoli conta per un quarto del PIL, quindi una cosa molto molto rilevante. Al centro di questa sfera comunque c'è sicuramente il mondo agri-food, nel senso che diciamo una parte molto consistente di questa parte di ricchezza generata dalla bioeconomia deriva dal fatto che ci sia, e c'è per fortuna in Italia, un sistema agroalimentare che è di qualità, riconosciuto in tutto il mondo, produce ricchezza, produce valore aggiunto, garantisce la stabilità sociale, se vogliamo, ma anche la bellezza estetica delle nostre campagne. C'è una cultura intorno a questo. Allora, sono tutti elementi fondamentali per il resto della bioeconomia. D'altronde, guarda, è una specie di, come è giusto che sia, di andare sempre un po' all'indietro, no? C'è la bioeconomia, poi dentro c'è l'agri-food, ma se ci pensiamo c'è il suolo. Certo. Senza suolo non c'è agri-food, senza agri-food non c'è bioeconomia. E non è un caso che il suolo oggi è il tema più caldo. Perché? Perché più le cose diventano importanti, più si va a cercare qual è la fonte, qual è il punto. Perché se quella fonte, quel punto di partenza crolla, crolla tutto il resto. Tra l'altro, professore, in quel bellissimo affresco che hai dietro, che è l'allegoria del buon governo, a metà c'è metà suolo e l'altra parte città, l'aveva capito anche Ambrogio Lorenzetti. Certo, non ci può essere campagna Florida se non c'è città ricca, non ci può essere città ricca se non c'è campagna Florida, diciamo Baudrè. Allora, è chiaro che il legame è fortissimo, e ti ripeto, ora si va oltre l'agricoltura, perché l'agricoltura a sua volta è possibile solo se il suolo rende, cioè stiamo dicendo delle banalità se vogliamo, però sono cose che invece sono al centro della oggi della conversazione, del dibattito e della regolazione in tutta Europa, in tutto il mondo bisognerebbe dire, però come sappiamo l'unico continente che veramente ha un'attenzione a questi argomenti, e dovremmo esserne fieri, è l'Europa. Quindi lo European Green Deal, la strategia Farm to Fork, molteplici regolazioni che ci sono e ci saranno, stanno cambiando totalmente lo scenario. In questi giorni
Bruxelles si sta compiendo un jumbo trilogo, cioè un trilogo molto grande per definire la PAC. Sono tutte cose che informeranno di sé i prossimi 10-15 anni. Alla base di tutto quello che sta avvenendo è proprio quello che piacerebbe a Barack Obama, a Greta Thunberg, ma anche a Bebe, penso. A Bebe Bio, certo, anche a Bebe Bio. Il tema è che dobbiamo essere sicuri che queste fonti di servizi ecosistemici così importanti siano mantenute. Ecco perché stiamo lavorando a Santa Chiara Lab, come fanno tanti in giro per il mondo, ognuno dà il suo piccolo contributo. Cerchiamo di dare un contributo su quello che a noi come università viene più ovvio, cioè la ricerca, l'innovazione e la formazione. Quindi, per esempio, sulla ricerca noi siamo molto onorati di essere la sede del segretariato italiano del più importante programma di ricerca e innovazione mai lanciato nel Mediterraneo nel settore agri-food, un programma che si chiama Prima, e Santa Chiara ospita il segretariato italiano di Prima. E questo è, diciamo, importante, perché senza l'innovazione, senza la tecnologia, senza l'innovazione che non è solo tecnologia, ma è anche innovazione organizzativa, innovazione sociale, senza questi tipi di innovazione noi non ce la faremo mai. Ora, uno con una frase un po' anche per strappare gli applausi potrebbe dire: non ce la faremo mai a sfamare 9 miliardi di persone, però questo discorso di 9 miliardi di persone lo dicono tutti, cioè 9, 15, 18 non si capisce. Diciamo che senza l'innovazione non riusciremo mai a far sì che i suoli tornino ad essere salubri, non ce la faremo mai a portare sui nostri tavoli, le nostre tavole, scusate, cibo veramente salubre, non ce la faremo mai a usare meno acqua per produrre i nostri prodotti della terra, non ce la faremo mai a usare meno fertilizzanti e meno concimi. Cioè, l'innovazione non è una cosa che tu dici, boh, ci penserà qualcuno. Ha un effetto molto concreto, fa ridurre meno acqua, fa ridurre l'uso dei fertilizzanti, fa in modo che finalmente i cibi contengano quello che devono contenere per nutrirci in maniera accessibile dal punto di vista del prezzo. Quindi parlare di innovazione è fondamentale. Qualcuno poi dirà, insomma, il segretariato italiano di Prima è impegnato in questo. Poi noi, come Santa Chiara Lab, siamo impegnati anche su dei programmi formativi, perché quello che abbiamo capito fondamentalmente è che il ruolo dei consumatori e il ruolo delle imprese sono fondamentali. Sul ruolo dei consumatori, perché solo consumando nel modo giusto possiamo indurre un certo tipo di produzione. E secondo, le imprese che fino a 3-2 poco tempo fa, anni, erano viste solo la causa dei problemi, per certi versi può essere anche vero, ora però abbiamo capito che senza le imprese non ce la faremo mai. E quindi le imprese sono anche non solo parte del problema, ma sono anche parte della soluzione. E quindi noi su questo tema, poi verrà spiegato meglio, stiamo lavorando molto, perché pensiamo proprio che dobbiamo aiutare le imprese per far sì che questa transizione sia per loro positiva dal punto di vista della competitività, però positiva anche in termini di impatto ambientale e sociale. Ti lascio, perché vedo che stai fremendo giustamente per i tempi. Cioè, il messaggio, tanto oggi si è detto tante di cose, quindi è difficile che rimanga qualcosa. Se c'è un messaggio che deve rimanere a tutti questi discorsi è che la sostenibilità è una cosa giusta, lo sappiamo, però il fatto che sia giusta non convince nessuno. Con amarezza dico questo. Riusciremo veramente a fare la transizione ecologica se convinciamo i nostri concittadini, i nostri giovani, che non solo è giusta, ma più che altro conviene dal punto di vista sociale e conviene dal punto di vista economico. Questo è il messaggio che deve arrivare, altrimenti scordatevi che riusciremo a raggiungere gli SDGs, scordatevi che riusciremo ad avere un mondo più sostenibile e più giusto. Dobbiamo convincere le persone di questo. Punto, ti lascio prima che ti arrabbi.
No, assolutamente, grazie professore. E la logica, appunto, mi hai dato anche la possibilità di aprire subito con Cristiana Tozzi perché deve convenire alle imprese. E queste imprese, l'abbiamo sentito prima, si stanno mettendo in cammino, stanno cercando. E noi al Santa Chiara Lab abbiamo un osservatorio digitale, poi che appunto raccoglie le buone pratiche. Cristiana, ci racconti un attimo a che punto è, qual è lo stato di queste buone pratiche delle imprese, degli imprenditrici, degli imprenditori italiani? Sì, grazie Fiorino e grazie per lo spunto anche che ci ha dato il professore Caboni per parlare di innovazione. Al Santa Chiara Lab, grazie al programma PRIMA, abbiamo fatto un osservatorio, il PRIMA Observatory on Innovation, è un osservatorio di buone pratiche, delle buone pratiche per dei sistemi agroalimentari italiani. In questo momento abbiamo oltre 100 progetti di ricerca che raccolgono tutti quelli che sono le tematiche del programma PRIMA e abbiamo oltre 50 imprese sostenibili. Quello che vogliamo fare, soprattutto in questo momento, è allargare ulteriormente la nostra piattaforma, includerci, grazie alla collaborazione con ASVIS, anche la parte della società civile ed includerci una sezione nuova che è molto importante, che ci vede attori in primo piano insieme al MAECI in un programma che si chiama il Food Systems Summit e quindi avremo una raccolta di queste buone pratiche. Dal mese di giugno avremo questa nuova sezione, queste nuove due sezioni sul nostro osservatorio e questo ci fa molto sperare che sarà un osservatorio sempre più alla base della ricerca e dell'innovazione italiana. Ok, grazie. E a questo punto, se da un certo noi ci occupiamo di raccogliere queste buone pratiche, allo stesso tempo al Santa Chiara Lab, lo ha detto bene il professor Riccaboni, ci occupiamo di guardare anche un po' come facciamo a capire che queste aziende alla fine si stanno incamminando sulla strada, diciamo così, della sostenibilità. Hanno capito che conviene, Simone Cresti, tu stai seguendo un progetto che si chiama Fixi. Come facciamo a capire se le imprese sono sostenibili e se hanno capito anche se conviene la sostenibilità. Bene, questo effettivamente è un punto cruciale per dare una mano a tutto il settore agroalimentare ad incamminarsi verso questo nuovo modello diciamo, di business che sia ovviamente in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con gli accordi di Parigi. Quindi abbiamo ritenuto che fosse importante capire innanzitutto cosa fanno le aziende in questo momento, creare una sorta di baseline per interpretare a che punto è il settore agroalimentare, il settore privato, per poi provare a immaginarci quale fosse il cammino verso la giusta direzione. Attraverso il progetto che tu stavi citando, di cui siamo partner già oramai da 2 anni, che si chiama Fixing the Business of Food, insieme a Columbia University, insieme alla rete nazionale, internazionale lanciata dalle Nazioni Unite, che si chiama SDSN, che è la rete delle soluzioni per lo sviluppo sostenibile, il Sustainable Development Solutions Network, e insieme alla Fondazione Barilla. Stiamo provando a capire come un gruppo di aziende che abbiamo selezionato tra quelle più performanti si stanno muovendo in ambito di sostenibilità. Prima cosa interessante che abbiamo visto è che sostenibilità per le aziende del settore agroalimentare in sostanza vogliono dire 4 argomenti principali. Si parla di prodotti e strategie che io si è bloccato, non so.
C'è qualcuno dalla regia che mi dice, ah, problema di rete. Senti, io posso mi senti? Adesso sì, siamo saltati un attimo. No, purtroppo c'è un problema di rete, penso per la rete università, io infatti partecipo con la rete di 4G, quindi se vuoi, giusto per riempire lo spazio, qualche secondo, continuiamo il dialogo di te. Sì, sì, va bene. Allora, Simone stava appunto parlando di fixing per capire come misurare. Qualche indicatore, professore, per capire come le imprese, quali sono gli indicatori più importanti per capire se le imprese, se appunto, come dicevi prima, se conviene la sostenibilità? Beh, il punto che sollevi è il punto fondamentale, perché ci abbiamo messo tanto tempo a dire alle imprese, non solo nell'agri-food, perché noi come SDSN ci occupiamo anche delle imprese in generale, ci abbiamo messo tanto tempo all'impresa a dire bisogna pensare alla sostenibilità, bisogna andare verso la sostenibilità. E ora quello che ho trovato veramente sconvolgente per certi versi è che dopo anni che abbiamo chiesto, abbiamo cercato di convincerli, ora loro ti dicono le imprese, guarda, ci hai convinto, ci avete convinto, ma mi dici se io sono sostenibile oppure no, mi dici come fare a migliorare la mia performance di sostenibilità. E questo è il punto che dove siamo adesso. E appunto ora Simone è tornato in linea e forse può continuare lui, quindi lascio la parola a lui, però era solo per arrivare perlomeno al punto. Stavo dicendo, Simone, che oggi le imprese ci chiedono come fanno ad essere considerate sostenibili, quindi questo è un po' quello che stiamo facendo con Fixing. Ti lascio la parola. Esattamente. Sì, esattamente. Scusate, l'interruzione è andata via la connessione. Vabbè. No, stavo dicendo appunto che ci siamo resi conto di quali sono le dimensioni importanti per considerare un'impresa del settore alimentare sostenibile. Stavo dicendo i prodotti, i processi sia di produzione che quelli amministrativi di un'azienda, il tema della sostenibilità della filiera e il quarto tema molto importante che è quello della cosiddetta buona cittadinanza, ovvero i rapporti che un'azienda ha con le istituzioni e con il territorio di riferimento. Dai primi dati di questo progetto che stiamo portando avanti è risultato che non c'è un'uniformità di procedure e di informazioni su tutte queste dimensioni delle aziende, appunto quelle più performanti in termini di sostenibilità. Per cui molte di queste aziende comunicano attraverso i loro documenti ufficiali informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti, dei loro processi di produzione o di distribuzione, ma molto poche informazioni sulla filiera e sul tema della cittadinanza. Quindi in quello che vogliamo poi, vuole poi essere uno dei nostri obiettivi principali, che è quello di supportare le aziende, come diceva adesso il professor Ricavoni, a capire come possono essere più sostenibili, ecco, innanzitutto il nostro suggerimento è quello di evidenziare bene quali sono gli ambiti all'interno dei quali le aziende possono sviluppare attività e impostare degli obiettivi per essere sostenibili, diciamo così, a 360 certo. gradi. Quindi questi sono gli argomenti principali. Quindi questo per noi è importante perché appunto le buone pratiche e quello che tu dicevi, iniziamo a cercare di costruire anche delle soluzioni che possono essere condivise e che devono diventare un patrimonio quasi di copyleft, no, tra le aziende. Quindi dobbiamo cercare in qualche modo di costruire una serie di buone pratiche che possono essere da incentivo, far vedere che ci sono delle aziende che ce l'hanno fatta, che effettivamente che poi l'imprenditore e l'imprenditrice fondamentali devono anche guadagnare, usciamo un po' da questa immagine un po' oleografica del contadino. L'impresa agricola è un'impresa, deve fare evidentemente come ci insegna Galimberti, come ci hanno insegnato altri, bisogna naturalmente avere degli utili da poi poter investire, però è anche fondamentale la formazione, perché non tutte le imprese, come dire, sono ancora convinte di questa sostenibilità. Cristiana, ritorno da te, perché come Santa Chiara Lab noi con la fondazione MPS abbiamo messo in campo un progetto che si chiama Siena Food Lab, che cerca proprio di incoraggiare le imprenditrici, le imprenditrici, gli imprenditori, ma anche i giovani
del territorio a scommettere sull'imprenditoria agricola innovativa e sostenibile? Sì, infatti, proprio fra qualche minuto partirà una lezione del Sena Food Lab Academy. Il Sena Food Lab è un progetto pilota fatto dal Santa Chiara Lab insieme alla Fondazione Montesquieu, che ha due anime: l'anima del trasferimento tecnologico, che in questa prima fase del progetto vede la parte dell'agricoltura di precisione, e un'anima che è di formazione. La formazione, perché ovviamente abbiamo scommesso su questa sezione soprattutto di sviluppare e cercare di incentivare quello che è la formazione nell'agroalimentare. Abbiamo messo insieme tutte le università toscane, quindi stasera ad esempio avremo in Sant'Anna di Pisa, la scorsa settimana avevamo l'università di Firenze, abbiamo avuto l'università di Siena, ovviamente, dove raccontiamo quelle che sono le esperienze di ricerca e innovazione nel campo agroalimentare. È molto bello la sezione dell'Academy. Accanto alla sezione dell'Academy, insieme anche al dottor Fiorino Ialdorno, abbiamo fatto una serie di aperitivi di innovazione, perché ovviamente l'Academy è più una parte più accademica, quindi dove si racconta la ricerca, ma volevamo raccontare anche l'innovazione, e quindi abbiamo messo insieme 8 aperitivi di innovazione, purtroppo fatti tutti da remoto, perché non possiamo fare diversamente in questa situazione, ma da settembre speriamo di raccogliere tutti al Santa Chiara Lab. E mettiamo insieme quelle che sono delle buone pratiche di innovazione a livello nazionale. Quindi il Sena Food Lab è una bella esperienza, un progetto pilota in cui la Fondazione Monte dei Paschi ha cercato di mettere il primo progetto importante che ha rilanciato. Attualmente sulla parte di trasferimento tecnologico abbiamo 40 imprese del territorio che stanno facendo insieme alla società che si chiama Agrivolus già agricoltura di precisione. È molto importante questo avvicinamento a quello che è l'innovazione, soprattutto per quello che diceva anche il professor Riccaboni, di salvaguardare il terreno, di cercare di risparmiare quelle che sono le risorse naturali, e quindi veramente un progetto molto importante. E poi soprattutto oltre a tanti imprenditori e imprenditrici, tantissimi giovani e giovani che vedono nell'agri-food una possibilità, e non stiamo parlando di ragazzi che in qualche modo studiano questo, ma stiamo vedendo che questo tema è diventato trasversale, come sono trasversali gli SDGs. E Simone, aiutami telegraficamente, perché appunto no, devono chiudere la professoressa Annalisa Santucci, Rebecca Pogni, e noi abbiamo già detto tante cose, però aiutami, visto che tu sei un esperto di SDGs. Noi facciamo SDGs 17 perché cerchiamo di costruire sinergia, ma aiutami per dare il gancio a questa iniziativa che stiamo organizzando. Cosa stanno facendo le imprese italiane? Così io poi posso annunciare e invitare tutti alla nostra prossima grande iniziativa che stiamo organizzando. E non ti accendi il microfono, sei muto, frase mitica ormai. Grazie Simone. Sì, beh effettivamente noi dopo questa ricerca, diciamo così, fatta da dietro la scrivania sui documenti principali, ci siamo posti il problema di capire effettivamente cosa ne pensano le imprese di questa sostenibilità e di questi SDGs, dell'allineamento verso gli SDGs. E quindi ci siamo confrontati con molte imprese, molte di loro, molti imprenditori, illustrando appunto loro quali secondo noi sono le dimensioni, come dicevo prima, della sostenibilità, e cercando di capire di cosa hanno bisogno a fine di allinearsi. Quindi i risultati di questi rapporti con le imprese, di queste interviste sono stati che c'è ovviamente una attenzione alle dimensioni dell'impresa, perché non tutte le azioni e gli obiettivi delle imprese grandi possono essere uguali a quelle delle imprese piccole, e ci sono delle grosse differenze anche nei sottosettori. Quindi il settore della produzione agricola ha delle caratteristiche, quello della distribuzione o della trasformazione ha altre caratteristiche diverse ancora da quelli del consumo, per cui è importante supportare le imprese nel capire quali possono essere le azioni e gli obiettivi importanti relativi ad ognuna le proprie caratteristiche e le proprie dimensioni. Questo esercizio è stato ritenuto molto interessante anche nell'ambito di un'iniziativa che stiamo in questi giorni conducendo in collegamento con il Ministero degli Affari Esteri, in vista del Food System Summit promosso dalle Nazioni Unite, che ci sarà
a settembre 2021. Quindi stiamo cercando di ragionare con le principali associazioni rappresentative delle categorie per capire come si potrebbero declinare questi impegni che le aziende si potrebbero assumere al fine di evidenziare e di valorizzare ciò che il settore certo. agroalimentare italiano già di suo già fa per essere allineato ai principi della sostenibilità. Quindi sappiamo che l'agroalimentare italiano ha già molte caratteristiche in linea con questi principi di sostenibilità, per cui quello che volevamo fare è quello, l'esercizio è quello. Che il nostro sistema AgriFood è molto più innovativo di quello che si può pensare, e io chiedevo un po' poi alla fine trasformare quello che il professor Riccaboni, Simone Cresti e Cristiana Tozzi fanno con le imprese, lo devo trasformare in un contenuto per cosiddetto public engagement, per il grande pubblico. Stiamo organizzando in vista del Food Systems Summit e del G20, perché questo lavoro che ha detto Simone molto probabilmente sarà portato anche al tavolo del G20 come patrimonio, diciamo così, del nostro paese, lo stiamo trasformando in un grande evento, una 2 giorni che si chiamerà Buono, 24-25 giugno a Roma, insieme a Maker Faire, Rural Hack, Innova Camera, Agrocamera, una iniziativa che parlerà appunto di tutta la forza del Made in Italy, del sistema agri-food italiano, per cercare di portare avanti i principi della sostenibilità per un cibo buono, nutriente, accessibile e soprattutto che valorizzi e tenga i territori. Il professor Riccaboni non c'è perché è dovuto andare via, ma naturalmente lui ha già detto che non lo sappiamo, il futuro è distopico, però dobbiamo scommettere su questa sostenibilità con delle cose pratiche. Oggi di cose pratiche in questo lunghissimo webinar ne abbiamo sentite tante, e io allora voglio ringrazio Simone Cresti, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino a qui, perché è stata una pomeriggio veramente molto denso e molto interessante. Ringrazio le organizzatrici, a cui passo la parola, quindi alla professoressa Annalisa Santucci e alla professoressa Rebecca Pogni, per le rituali conclusioni. A voi e grazie ancora. Grazie Fiorino, e grazie a tutti quelli che hanno partecipato stasera, un ringraziamento veramente sentito. Posso adesso scoprire le carte, siamo arrivate in fondo, e dire che io sono una entusiasta della bioeconomia, della sostenibilità, che questo è un mondo che mi ha totalmente affascinato e che attualmente è quello che mi consente di esprimere al meglio anche le mie competenze scientifiche, quindi sono veramente felice di questo pomeriggio. Voglio concludere riprendendo i punti iniziali, le missioni dell'università, la formazione, la ricerca e la terza missione. Per la formazione devo dire che voglio ringraziare veramente di cuore gli studenti del corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology, che sono stati, credo, estremamente bravi, e ci ha fatto molto piacere sentire anche le loro parole di commento su questo corso. Non erano domande programmate, quindi loro non sapevano che gli sarebbe stata fatta questa domanda, hanno risposto in una maniera che ci incoraggia veramente ad andare avanti. La ricerca, abbiamo sentito dei progetti interessanti, che siamo bravi nella ricerca, questo lo sappiamo, non a caso siamo un dipartimento d'eccellenza, ma questo è un tipo di ricerca estremamente trasversale, che ci ha fatto piacere poter presentare e che poi si ricollega alla parte legata alle imprese. Abbiamo visto delle imprese che nascono dalla ricerca scientifica e che credono nella ricerca scientifica, e su questo vorrei anche riprendere una cosa importante che ha detto il professor Montini all'inizio, e cioè che c'è una ecoprogettazione, un ecodesign, quindi una parte razionale di progettazione che
diciamo, fa parte di questo nuovo modo di pensare e che è un concetto che ha ripreso anche Laura Parisi quando ha parlato nella sezione delle imprese. E poi il gran finale con il Santa Chiara Lab, come si supportano le aziende e per crescere all'interno della sostenibilità, e ci hanno dato anche una visione più globale e internazionale. Greta Thunberg è stata citata tante volte oggi pomeriggio e questo ci insegna come diciamo anche qualcuno apparentemente piccolo può fare la differenza, come ella stessa ha detto, e come ogni singola persona, anche piccola, poi può essere integrata in un ecosistema che poi diventa planetario, come ci ha raccontato il professor Riccaboni. Finisco solo con una battuta prima di passare la parola alla professoressa Pogni. Diciamo che l'inizio e la fine di questo lungo pomeriggio ci hanno insegnato che prima della transizione ecologica abbiamo bisogno della transizione digitale, perché diciamo che la rete ci ha abbandonato, specialmente quella ufficiale, in più di un'occasione. Comunque grazie a tutti e il mio ringraziamento speciale alla professoressa Pogni, referente per il nostro Ateneo del Cluster Spring, al quale lascio la parola e saluti finali. Grazie Rebecca. Alla fine anche io mi associo nel ringraziare tutte le persone che hanno parlato oggi, e quindi tutti i relatori, e abbiamo sentito interessanti progetti sia da un punto di vista formativo e da un punto di vista di ricerca industriale. Vorrei dire che il nostro pomeriggio locale praticamente a livello nazionale ci sono altri come noi che hanno organizzato questa giornata sulla bioeconomia. La giornata della bioeconomia, come ho detto, è stata istituzionalizzata e quindi si svolgerà tutti gli anni l'ultimo giovedì di maggio, per cui anche a nome della professoressa Santucci vi invitiamo alla prossima edizione del Bioeconomy Day, che si svolgerà appunto nell'ultimo giovedì di maggio del 2022, sperando questa volta di farlo in presenza, di poter aumentare di poter rivolgere anche al pubblico dimostrare queste iniziative, e quindi di fare una iniziativa in presenza che possa permettere anche di scambiare opinioni e contatti in maniera diversa, diciamo, e più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo il prossimo anno. Arrivederci.